300 puntate di Fambo! Oh! Seguire gli applausi dalla platea alta. Che abbiamo? Che abbiamo? Signori, il loggione. Abbiamo anche il pubblico in sala stavolta. E quello che state ascoltando è Fumble, che è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. E dietro ai microfoni Claudio Serena, Jacopo Colò, Alice Rudelli, Claudio Pustorino, Gianni Negrini, Simone Bernardi, Matteo Torelli, Simone Buonavita. No, hai ragione, doveva essere fatto anche questo. Non potevamo farcela. Siamo già in rosso. Si stava già facendo piccolo manto. Già lo sapeva. Quello che state guardando è la 300ª puntata di questo podcast. Sono quasi 6 anni, perché il compleanno ufficiale sarà il 31 gennaio. Quindi 6 anni fa. Siamo alle elementari. Siamo quasi alle elementari. Anche come livello mentale, però. Sommando 9 persone al tavolo. Siamo anche un'intera classe a momenti delle elementari. Sì, la nostra prova invalsi fa cagare. No, è la prova degli invalidi la nostra. È probabile, sì. È la 104, sì. Per piacere, non iniziamo a degenerare. E innanzitutto vorrei ringraziare quelli che ci hanno seguito per 300 puntate dall'inizio. Grazie. Sì. Vorrei ringraziare quelli che ci seguiranno per 300 puntate ma stanno ascoltando questa puntata per la prima volta. Ma ringraziarli perché ci vuole coraggio a questo punto oggi, mi sa. Grazie, non vi preoccupate, non vi perdete niente. Grazie per il binge watching, binge listening che avete fatto fino ad oggi. Grazie per questi 6 anni. Grazie per aver comprato i manuali, averci fatto donazioni, averci mandato delle birre artigianali, averci mandato manuali, aver comprato cose su Amazon passando dai nostri link, averci dato i vostri soldi bastardi. Tutto tutto quello che avete fatto. Fumble now. Grazie. Tutto quello che avete fatto in questi 6, non posso dire neanche lunghi anni, perché in realtà sembrano più corti di quanto siano effettivamente. A parte che adesso abbiamo tutto un figlio. È metallo. Lo sapevo che era metallo, che avresti fatto metallo come nella migliore tradizione. E Claudio ovviamente qualcuno Simone ha portato in Mikado, allora. E quindi Claudio lo sentirete tutta la puntata. Che personaggio hai? Gandalf. Continuerai a fare che stiamo parlando un po' così. È l'erba pipa. Allora, sto cercando di mangiare nel più breve tempo possibile, così evito di smucinare. Però li stai mangiando uno a uno, devi tirare fuori il blocco. Ma lui mi ha detto 3. Cioè prima ne ho mangiati 3, lui mi ha detto sono già 3. Allora ma è lui che dice ma già 3 a qualunque mi mettete in difficoltà se portatemi caso. Dovresti scegliere di vomitare. Ma comunque perché no. Siamo qui riuniti in 8 milioni in questa 300ª puntata. Siamo qui riuniti in 8 milioni perché è venerdì sera e il venerdì sera si gioca a Fumble. Punto primo. Punto secondo, essendo la 300ª puntata ed essendo quella intorno a Natale / Capodanno. Buon anno! Non c'era bisogno, ma grazie. Abbiamo invitato tutti tranne Simone Buonavita, che non può essere qua per motivi familiari, ma che buon anno a tutti, anche a Simone. Magari si attacca, ci segue su Facebook e vediamo live. Esatto, questo potrebbe essere tranquillamente. Abbiamo pensato per questa cosa, dato che ieri era il compleanno di Tolkien, dato che il fantasy nasce praticamente. Sì, è morto, ma sarebbe stato il suo compleanno. Secondo alcuni sta ancora scrivendo una scena di cammino. Beh, secondo il figlio, che per tenersi i diritti continua a mettere una pagina di Tolkien e 150 sue facendo libri, esatto. È ancora vivo. Ho trovato un rarissimo manoscritto di mio padre. È lì assieme a Tom Bombadil. Esatto. Non dire Tom Bombadil. Tom Bombadil, dillo. Al massimo posso accettare Tim Benzadrina, che è la versione del Signore dei Tranelli. Questa sera abbiamo deciso di fare questa brutta cosa e cercare di terribile idea. La compagnia dell'anello. Abbiamo pensato giochiamo in Nazgûl, ma poi saremmo stati bruciati in piazza. Invece perché così invece con la compagnia dell'anello invece è probabile che la piazza la bruciamo noi. Esatto. Ma non poteva fare la compagnia del Sverginello, che almeno partivamo dichiarati? No, per darti fastidio. Ok. E ci possiamo giocare anche perché abbiamo i manuali di avventure nella Terra di Mezzo gentilmente prestati da Mirko, il nostro ascoltatore. Per cui voi vi trovate davanti dei personaggi fatti con le regole avventure nella Terra di Mezzo. Vedi che la compagnia del Sverginello sono personaggi fatti. I Mikado sono finiti. Scusatemi il giro dopo di questa. Record assoluto di Custorino che polverizza il precedente record mondiale da lui detenuto. Al minuto 5:50. Com'è possibile? Ma perché non... Esatto. Ma veramente. Attenzione. Due mangiati da Alice. Due. Merda. Bene, vabbè. No, abbiamo tutti già i personaggi fatti. Sì. Avete già tutti i personaggi. E Claudio ce li ha fatti come sempre. Sì. Esatto. Dite anche un attimo chi siete. Io te lo volevo dire, ma allora, c'è un'altra, tieni. No, lo stronzo. Io non la faccio durare però perché muoio altrimenti. Io Claudio, per i fan di lunga data della nostra produzione radiofonica originale, abbiamo deciso di fare Pipino e Merry, così possiamo parlare di cibo tutto il tempo, come ai vecchi tempi. Quindi io gioco Pipino, Claudio gioca Merry. Esatto. Bene, io invece faccio Frodo. Perché ero indecisa se fare Legolas in quanto la più frocia del gruppo. Però ho deciso di fare. Ok, Alice la tocca piano. Se è frocia piano dipende. Se Alice la tocca piano in trasmissione vuole che sarà avvertita. Perfetto, questo qui Jerry Calà sta facendo applausi proprio. Beh, dopo la tua puntata di B-Movie, non puoi giudicare nessuno. No, ma io non giudico. Vabbè, dai, faccio Frodo perché è giustamente quello più sfigato. Frodo Baggins. Esatto. Buonissimo. Sì? Questa è birra. Sì, Frodo Baggins. Ah, scusa. Ma come il suo personaggio? Io interpreto Gandalf il Grigio nella speranza di poter arrivare nel momento in cui, vedendo il Balrog, mi rendo conto di poter fare power player, mando avanti gli altri, cado con lui del burrone e torno con 5 livelli in più perché sono l'unico ad aver preso i punti esperienza. Questa è la mia speranza. Io sono Gimli nella speranza di fargli fare una figura di merda che non abbiamo mai visto dall'umanità. Io invece giocherò Boromir. Io non ho secondi progetti per ora, tranne rubare l'anello. Però... Io invece, non importa, ho molti nomi ma mi chiamano Ramingo. È entrato nel personaggio, c'è poco da dire, eh? Io faccio sempre perché almeno se faccio lo scemo c'è un giustificato. No! Ma di quale versione? Scusa? Esatto. Libero tu di coglierla. Non arriveremo neanche oltre il ponte di Gran Burrone, questo è chiaro. Non si capisce mai. No, sì, perché ci sbattono fuori. Tranquillo, perché se come pensa il Signore degli Anelli, scene tagliate, c'è un punto in cui Aragorn gonfia di botte Sam. Ok, manca Simone Bonavita che doveva fare Legolas, quindi... Io farò anche Legolas. Bene. E farò anche tutti gli altri perché sono comunque anche il master. Non si capisce mai un cazzo quando parli, Sam. Esatto. Cos'è Pingu? No, c'è qualcos'altro. È l'elfico di... Mentre invece Arwen parla come i Burzum. Ricordo. Va bene. Quindi Master, dipingici questa scena epica dopo. No, non è una scena epica perché è appena stato deciso che sarà quel povero sfigato di Frodo a portare l'anello, anche perché lui si è offerto a portare. Ma è la mia spada. Sono felice di questo. Non quella rotta, quella intera. Bene. Ma Narsil prima o poi la impugnerà, io ne sono più che sicuro. No, ma non si cambierà più Narsil, ho intenzione di cambiarle nome. Giampiero. No, perché Modugno. Ciò che è stato spezzato non può ritornare. Padron Frodo, avevamo lo spiedo giovedì, perché? Lo rimanderemo a mercoledì prossimo, non preoccuparti. È un viaggio così breve. Certo. Elrond guarda la quantità di hobbit che ci sono in mezzo al gruppo e sconsolato dice: 9 compagni. Sarà dura. Perché già lo sa. Che sarà durissima. Ma viene lei? No, io non posso abbandonare il Gran Burrone, ma posso darvi qualunque cosa vi servirà per affrontare il vostro viaggio. Te la cibo? Dei trampoli. Vi chiedo di non chiedere direttamente a me tutte queste cose, riferitevi al mio assistente. No. Guarda in giro per la stanza, in lontananza vede un elfo che si sta facendo i fatti suoi. Chiedete a lui. Alla barba? Io chiedo. No! Grazie. È fumble! E buongiorno! L'elfo si chiama Buongiorno. Esatto. Scritto via. Roberto era riuscito a non far partire. Siamo oltre. Anche condiviso. Questo qui proprio non è Fumble, questo è il critico di Roberto. C'ha avvicinato l'elfo con la barba che... Io invece la scena, sai come... Sai quella dei film? Ritorna qui. Abbiamo perso Claudio. Sai come quella, come faremo dei film in cui fa lui parte la musica al rallentatore e lui con la chioma bionda fluente, i petali di qualsiasi albero che scappa e la barba. C'è stato un momento nella storia di Fumble in cui tentavamo di fare delle epic fantasy, dopodiché è finita molto bella. No, abbiamo rinunciato velocemente. Metto una mano sulla spalla di Frodo, dico, non ti preoccupare. Fermo lì, non ti preoccupare, piccolo amico, con questa compagnia. Io non so perché sono. Anche l'esercito di Sauron fallirà. Diciamolo per il podcast, che quelli che non ci vedono in diretta, Claudio ha appena consegnato una catenella con l'unico anello. Non il suo, tra l'altro, che ha il dito. Ah, c'è anche scritto. Ce n'è un altro. È lì apposta. No, no, lì sopra c'è scritto l'unico anello, non quello che ha il dito Claudio. Tienilo. C'è scritto, tienilo, chi legge. Tienilo fuori, non a contatto con la pelle, forse è meglio. Perché sennò si corrode. Si sa mai, già prevedo dei segni un po' strani sulla tua pelle. Perché Padron Frodo è allergico al nickel. Perfetto. Ma è d'oro. Non voglio sapere come l'avete scoperto. Vado verso l'elfo perché ho paura di cosa potrebbe succedere se non lo faccio. Vai verso l'elfo. L'elfo è tranquillo in un angolo a suonare l'arpa e a mangiucchiare cose certo che un nano non mangerebbe mai. Verdura. Salute compagno elfo, penso che tu mi conosca. Lui ti guarda e continua a suonare. Cosa sta facendo? Salute Gandalf. Compagno elfo. Sono Gandalf, lui è Gandalf. Dobbiamo partire molto in fretta e abbiamo 3 hobbit da sfamare. 4. 4. Beh. E mezzo. Diciamo che abbiamo... E 3/4. Siamo una compagnia di 9, ma dobbiamo sfamare molte più bocche. Quindi avremo bisogno di un po' di provviste prima di partire. Non possiamo saltarla questa cosa della seconda colazione. No, no. Ci vuole un carro se continuiamo così. L'elfo appoggia l'arpa. Dobbiamo muoverci veloci. Maer. L'esercito delle ombre non perdono tempo. Maer. Che vuol dire sì in elfico. Ho installato il traduttore inglese elfico. Ecco perché era silenzioso. Stavo installando il volo. Io non lo posso fare, quindi dirò grazie a Mellon mio. Che... Mellon mio suona malissimo. Sto mischiando semplicemente. E lui ti risponde Glassen, che vuol dire you're welcome. Ah, pensavo vetro detto male. Sì. Glassen detto. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Ci fornirà le provviste che ci servono. Dove? Torna dopo qualche minuto e torna con un involto piccolissimo. Un involto piccolissimo di Lembas. Il oh, fantastico, io li prendo come fossero, sapendo cosa sono. Io tiro giù uno dalla... Ce ne sono 2 a testa. Ne mangio uno. Beh, anche ne mangio uno. Com'è Merry? Com'è? Dovete cercare di fare... Aragorn in background sorride e scuote la testa. Buono. Buono. Passa qua. Ancora? Quelle, metto la mano e lo blocco. Quelle dovrebbero bastarci per settimane. Com'è che sei cresciuto così tanto se mangi quella roba lì e basta per settimane? No, il pan di via è molto nutriente. Oh scusa Aragorn, sai molto più di me. Va via come il pane, si usa anche noi da noi. Io accendo la pipa e vado in background nell'ombra. Il background nell'ombra. Cos'è il tasto stelta? Esci dalla scena. Peraltro Sam. Sì? Non avrete portato delle provviste? Ah, io ho un maiale. Dalla contea. Ecco, esatto. Un maiale? Dove tieni? Beh, cotto. Io avevo dell'ottimo salmone di trota. Salmone trotato. No, è salmone di trota. È un piatto tipico della contea. E viene fatto con un salmone, una trota. Non ne ho mai sentito parlare. Assieme al maiale cotto vivo, non ti dico... Io non voglio sapere dove si mettono i salmoni e le trote. Però è finito. Per non parlare del maiale. Assieme ai pomodori. Ma siamo via da 4 giorni. È finito prima di partire. Te l'avevamo. Colazione, seconda colazione, pranzo, prima merenda, seconda merenda, antipasto, cena, post cena, ammazza caffè. C'è la vizzella Erba Kip. Gandalf è il nostro spacciatore di fiducia. Tra l'altro infatti vorrei notare come tu adesso sei Gandalf. Gandalf. Facciamo questo patto, condividerò un po' della mia erba pipa con voi se sarete disposti a partire subito. Ma è quella di Pianilungone? E se partiamo subito, sono disposto ad aggiungere dell'erba pipa che nella contea non è mai stata neanche vista. Viene dagli alti pascoli di Fesindor. Hai detto Astrafib? Ah! Ne ho sentito parlare! Ci mancava le pupa e non ci voglio andare su Wikipedia a cercare che alti pascoli. Okay. Abbiamo qua dagli alti campi di Osghilia. Beh, allora direi che è uguale. Vabbè, ma andiamo. Non possiamo partire subito, ci mancano ancora un pony, un carretto. Procederemo sveglio. Delle coperte. Andiamo a piedi. Io non vado su nessun pony, su nessun cavallo, su nessun carretto. Abbiamo delle montagne da attraversare, non possiamo portare. Dovremmo camminare. Io devo salutare mio zio. Questo, anche questo. In più, non vorrei saltare la seconda colazione, il pranzo e la seconda merenda di oggi. La cena d'addio, quella di saluto, insomma, quando ci si saluta si fa una cena, no? Gli elfi mangiano una volta ogni 10 anni. Siamo arrivati. Perché sono smunti. Cos'è successo l'ultima volta che voi e il gruppo vi siete attardati a fare un pasto di troppo durante la notte e quando vi siete rifugiati? Mi hanno affettato il cuscino. Ci hanno portato qua. Hanno ferito Frodo soprattutto. Padron Gandalf, però mi permetta di farle notare anche che noi eravamo liberi e felici. Lei è stato quello che è stato catturato, quindi... Sì, insomma, io mi stavo occupando del giardino veramente quando sono stato preso e scaraventato dentro la casa. Vecchio, ti stanno dando del coglione. Io sono stato catturato per altre ragioni, non perché il cibo. Perché uno stregone non viene catturato, ma si fa trovare dove ha bisogno che sia. Esattamente, era tutta una tattica. Io ho scoperto in realtà cosa Saruman stava pensando. Detto questo, i miei problemi... stavo pensando cose brutte, soprattutto riferite a un bulbo enorme. Andrò a occuparmi degli altri personaggi. Lo capisco anch'io, mi capita a volte. Perché l'hai preso nel bulbo anche tu? No, ma penso dei bulbi, sono cose cattive. Ah, ok. Cos'è che va a fare Aragorn? A fare i preparativi che servono per partire. Effettivamente. Quindi ti eclissi nell'ombra per una mano. Fai una prova di sopravvivenza. Datemi dati. Sopravvivere alla sessione. Quindi sta aiutando il vantaggio? Sì. 3 e 13 15. Vabbè, dai. Secondo livello è buono. Ah no, sono più alto. Tu sei di quinto. C'è solo più la sopravvivenza, ma che non può, è possibile. È possibile. Non è possibile, perché più 2 di saggezza, più la proficiency perché c'ho il pallino, è più 5. Allora avrò scritto male. Mi date, ho fatto quindi 18. Riesci comunque ad accumulare abbastanza. La scatola è sempre la stessa da 6. Ma io stavo indicando a Manto. Ma io stavo indicando tutto il mobile, non la scatola. E il format. Credo che Manto l'abbia detto, ci è bevuto abbastanza. Addirittura. Basta, ma no. Finché non sbiacico. Comunque, parlando con gli attendenti di Elrond, riesci a farti dare tutto quello che vi potrebbe servire. Cerco di evitare Arwen perché altrimenti poi non riuscirei a salutarla e quindi. Soprattutto se è Cliff Tyler e quindi fatto. Rimoderesti dicendo riusciresti. Ok, io posso cominciare a raccontare stronzate naniche per far annoiare tutti e velocizzare la partenza. Fai una prova di storia. Okay. Ce l'ho! Più 4. Era una tosca. 2 più 4 6. Praticamente tu cominci a parlare, ma io gli do una mano e cominciamo a valutare il menù. Non mi caga nessuno, no? Okay, quindi cosa portiamo? Del formaggio, padron Frodo, sempre, perché altrimenti con questo pane elfico che è secco non va giù, queste cialde di riso, forse ammorbidendolo con un po' di brodo, però serve una gallina a quel punto. Avranno le galline agli elfi? No. Se non le hanno ce ne facciamo dare una, no? Parlano con gli animali, fanno quelle robe strane. Non si offenderanno, sai, li vedi mangiare un sacco di verdure, ci sono quelli che mangiano soltanto hai ragione. Possiamo dirgli che vogliamo una gallina in compagnia. Buona idea. Buona idea, compagnia dei 10. Siamo in 10 in numero tondo. Esatto. Ah, ma il numero poi, tondo. Tra l'altro, qualcuno ha visto Legolas? Non ce ne andremo mai. Stava guardando il mio arco e se n'è andato. Perché ha detto avrai il mio arco. Guardate che... Io ho da fare, però. Sempre intelligente quell'Egolas. Sarà tornato a Bosco Atro. Io, Master, ho notizie da lontano. Il DM dà voci sulle terre selvagge ad inizio avventura. Quindi, più inizio avventura di così, anche perché finisce fra 3 ore. Allora, sì. Questo perché voi avete quasi tutti, non tutti, ma quasi tutti, delle classi del manuale delle avventure della Terra di Mezzo. E il tuo saggio ha questo potere che all'inizio sessione gli devo dire qualcosa. Quello che sa Gandalf, ovviamente, oltre a, tutto quello che ha scoperto nelle settimane precedenti da Saruman. Quando ho chiamato la quella del Fennet Branca. È che... è quella, è uguale. È vero. È che sostanzialmente la strada che dovete fare è già stata battuta più volte dagli orchi, avanti e indietro. Si muovono solo di notte, quindi se vi spostate di giorno non dovreste avere grossi problemi. Però è anche vero che non potete affrontarlo come un viaggetto tranquillo fino a Minas Tirith. Poi ricordiamo che l'ultima volta che Gandalf si è fermato di notte in un posto, i goblin l'hanno preso e hanno rotto i coglioni a tutti quanti. Esatto, quindi già porti sfiga. Esatto. Io voglio parlare con Aragorn se lo trovo. Beh, non è molto difficile trovarlo. Vai nell'ombra, e lui ti imbatti in acqua. Qualsiasi ombra. Sì, lo sguardo perso nel vuoto. Aragorn, posso scambiare 2 parole con te? Certo. Il viaggio per il Monte Fato sarà irto di pericoli, e che io sappia... le terre che dovremmo percorrere da qui fino alle montagne sono battute dagli orchetti di Saruman. Piccole bande di orchetti non saranno un problema. Quello che mi preoccupa sono le montagne sopra casa Doom. Beh, non c'è una via migliore. Beh, certamente non saremmo così sciocchi da prendere le miniere. Per quanto andando sono sicuro che esisterà, è un percorso che preferirei evitare. No, in effetti è un posto di merda. La casa di mio cugino non pulisce mai. Solo ombre si celano nelle profondità delle miniere. Ricordami come mai non passiamo da Bosco Atro. Sembra così comodo. Perché stai in realtà dall'altra parte. Cioè, sulla mappa abbiamo litigato con Legolas. C'è un buco in mezzo. Flashback, Legolas che dice: mi state sui coglioni, provate a passare da Bosco Atro e vi riempirò di frecce. No, e se ne va. Il flashback è proprio di Legolas che dice: avrai il mio arco e prende il cavallo e va via. Perché mi è stato sul cazzo a mio padre pur di... Ma seppure gli hobbit sono coraggiosi, i piccoli uomini sono coraggiosi, hanno sicuramente degli alleati con grande potere. Gli hobbit. Il viaggio non sarà tranquillo, ma possiamo farcela. D'accordo, io confido nella tua conoscenza delle terre selvagge e soprattutto nella capacità... È più utile se ci sarà neve, sarà sicuramente Legolas. Dov'è Legolas a proposito? Non lo so, ha detto il mio arco, ha lasciato l'arco lì e poi si è allontanato, penso che è stato chiamato... Beh, speriamo torni. Andare al bagno. Comunque i suoi occhi di elfo ci vedranno anche da lontano, noi non penso che possiamo aspettarlo, partiamoci. Legolas è sempre stato affidabile, non credo mai. Non credo che ci abbandonerebbe andare da soli. Non lo conosco come un defezionario, ci mancherebbe. Beh, io direi di partire, se sei d'accordo. Gimli sta già scalpitando e Boromir... per un nano... Dov'è Boromir? Nella stanza, sono qua. Ah, che presenza carismatica! È stato travolto dal carisma di Boromir. Boromir, la prossima volta magari non davanti a tutti, che nessuno può pensare di entrare, che è quello che stiamo per andare a fare. Ma aspettate, scusate, stavamo preparando il carrello insieme, poi è entrato Aragorn. Ma avete chiesto di uscire, io l'ho fatto. Gimli, Boromir. Vuol dire che abbiamo lasciato gli hobbit da soli? Gli hobbit stanno smarmittando. Scusa, cambio scena. Perché scusa Gandalf, tu vorresti stare veramente con gli hobbit? Sono creature simpatiche. Sono creature piacevoli. Sì, come una spina nel culo. C'è molto da imparare dai piccoli uomini. Come no, come non rasarsi i piedi. Io sono andata da mio zio. Una cosa che dovresti condividere con gli hobbit. È l'unico motivo per cui i nani sembra che si rasino i piedi, perché se li coprono. Esatto. Beh, io sono andata da Bilbo. Bilbo. Quello è Bulbo. Bulbo. Oh, Frodo. Oh, si alza, vedi che è invecchiato parecchio rispetto all'ultima volta che l'hai visto. Molto più di quanto fosse. Ti vedo sciupato. Gli elfi non mi fanno mangiare molto. Effettivamente ieri sera non abbiamo mangiato molto bene. Palermitano, però. La caponata è pronta, Mary! Aspetta, sto finendo. E quindi dove andrai dopo che me ne sono andato? Ho un ultimo. Dai. Scusa. Ho un ultimo viaggio che voglio fare insieme agli elfi. Ma tu non mi dovevi lasciare qualcosa? No, un elfo mi aveva detto. Metagame! No, un elfo mi aveva detto che dovevi lasciarmi qualcosa. L'avevo lasciato a Gandalf, dovrebbe già avertelo dato, no? Gandalf con la maglia di Mithril addosso. No, io niente. E ora sono un guerriero perfetto, cazzo. Ah, proverò a chiedere a lui. Probabilmente sarà da qualche parte a fumare. Lo conosci? Penso che lo possa vedere un'ultima volta. Gandalf! Metallo! È metallo! Intendi Gandalf? Intendi no, intendo il regalo che ti ho lasciato. La maglia di Mithril. No, quella ce l'ho addosso, per la salute è ottima. La maglia di Mithril della salute, famosissima. Il cotone sulla pelle. No, no. È diventato Maschini. Intendi questo? Allunga la mano per toccare l'anello e tu senti delle voci empie venire dall'aria intorno a te. E a questo punto fai un bel tiro contro la corruzione. Ecco, dov'è la corruzione di grazia? No, non è vero. No, questi sono i punti che hai già accumulato di corruzione. Fai un tiro di saggezza. Va bene. Hai la volontà, hai il vantaggio perché sei un hobbit. Ma cosa? Scusate, mi sembra 20 di dado. Tiri indietro l'anello e le voci smettono subito. E tuo zio si preoccupa. E beh, forse è il caso che voi partiate prima. Tieni. Questa è un'altra cosa che ti posso dare prima che tu vada. Grazie, che cos'è? Pungolo. Pensavo lo spiedino. Ma ce l'aveva già sulla scheda. Ma due a lui. Bene, può combattere di merda con tutte e due. Perfetto. Anche perché la usa di più sempre. Un abbraccio, ma in realtà penso che gli darò una pacca. No, lui vedi che si ritrae quando si rende conto di quello che stava facendo, si ritrae. E se fosse una donna ti guarderebbe le tette, ma in realtà sta guardando l'anello. Intanto gli altri hobbit, oltre a spadellare, adesso fanno anche una prova di competenza spadellamento o di intrattenere, perché gli altri che non spadellano cantano. Io mi sa che ho il vantaggio. Gli altri hobbit o gli altri tutti? Gli altri hobbit cantano. Io sono cuoco come competenza, che ho vantaggio? No, ti dico la competenza. Hai la competenza. Hai la profiensis. Cacchio, è vero, quanto mi manca. Di intelligenza. 16 fatto. No, 15. Io ho fatto 3 per non farci mai mancare niente. Non c'è niente. 15. Cuoco. Cioè aggiungeva proprio più 3. Cosa aggiungo cuoco? Vuoi intrattenere? Io ho il background. No, cuoco è una prova di intelligenza, in questo caso più la competenza. Vuol dire che hai tool da cuoco e sei competente. 15. Beh, il cibo non sarà un granché, però Mary con... A forza di aspettare la caponata si è bruciata. Intrattiene e con anche lui un 15. Tra i due viene fuori qualche cosa di decente. Hanno già iniziato a bere parecchio e sono alla quarta pinta, da quando hanno scoperto le pinte. E, quella è una pinta! Buona questa pinta! No! E avete preparato il pasto per... La seconda colazione. Sì, la seconda colazione per gli hobbit. Sì. Io vado da... se torno di là riesco a beccare l'oste che sta aiutandoli o qualcuno che gli sta aiutando. Oste no, perché non è un'osteria, però. Stiamo rubando in giro. A parte il fatto che me ne immagino io un cuoco elfico che ci guarda e si appollaia su un ramo in alto. Io voglio provare a far passare a loro, insieme a quello che stanno bevendo, visto che voglio partire il più in fretta possibile. di provare a fare un tè con questa cosa, che è una cosa che farti riprendere dalla Sbornia, se la trovo lì. Fai una prova di natura. Non partiremo mai. 20 in totale. Sì, riesci comunque tra le spezie nel... Che trovo, dico, fate un tè di questo, è una bevanda elfica, è molto buona. Un tè? Cos'è un tè? È un tè, ma vedi che Mary prende una fiaschetta da fragile, aggiunge un po' di qualcosa a entrambi i bicchieri. Se è letale, non fa niente. Si mischia male con l'alcol, però. E... salute! Salute, Cisn! Ecco. Che la stai bevendo? Tè elfico! È buono? Elfoteico! Adulti. Mi pare molto buono. Pipino. Adulti. Posso ucciderli. Bergadok Brandybuck. Pipino Tuk. Il vino. Sam Vise Genji. Sai i nostri nomi? Frodo? Sì, sono qui. Sono arrivato. Non dovreste tenere d'occhio Frodo? Non dovreste tenerlo al sicuro? Ma sono qui. Non dovremmo essere soprattutto in viaggio? Ah no, beh, una cosa non equivale all'altra, padron Gandalf. Vorrei dire, se siamo in viaggio, padron Frodo non è al sicuro. Sollevate le vostre terga e mettete in moto i vostri piedi. Che ha detto? Alzate il culo. Ha detto e gli prendo i boccali, li appoggio. Che è tempo di partire. Bastava dirlo così, non è che tutti parlano all'elfico qui. Colpa del pitano. Sarà un viaggio molto lungo. Dov'è l'Engolas? L'abbiamo visto uscire prima. Io ho preso l'arco. Faceva l'avanguardia. Le guardie ti dicono: l'abbiamo visto uscire, è andato verso nord. E noi dobbiamo andare verso sud. Ma ha lasciato qui l'arco. Beh, l'aveva detto. Padron Aragorn aveva proprio deciso di fare il giro lungo. Beh, Frodo ha detto che ci copre le spalle. Da molto lontano. Guida il gruppo. Vado avanti io. Sei tu il portatore dell'anello. Io vado avanti, non so dove devo andare, però. Io gli do qualche suggerimento, cercando di non far capire che sia un suggerimento. Tipo che quando. No, tipo che vado avanti e guardo. Tom Bombadil. Vado un po' avanti, mi giro e ti chiedo quindi dove vuoi andare. Io guardo tipo in una direzione. Fortissimo. Così all'Aragorn. Quindi portatore, da che parte andiamo? Bandersnatch, a sinistra, sei morto, dove andiamo? A sinistra, sei morto, dove andiamo? A destra, ok. Cerco di aiutare Frodo a orientarsi in maniera subdola. Di me stesso. Molto subdola, sì. Per farlo, però, davanti agli altri hobbit deve sembrare che è lui che sta prendendo le decisioni e noi adulti diciamo sì, ottima decisione. Posso chiedere una cosa? Chiedi. Aura di magia nelle capacità speciali, che fa? Sì. Aura di magia è una capacità particolare del saggio. Che se ammazzi un baro che da solo. In realtà è del tuo background. Prendi 6 livelli invece che 2. Esatto. In realtà è del tuo background. E puoi cambiare colore. Esatto. Ridirlo ancora una volta perché faccio che non ti ascoltino abbastanza. No, lo so, ma poi succederà come in La leggenda dei 5 anelli. No, perfettamente sì, ho una capacità del saggio molto particolare che 2 punti. Allora, in tutto e per tutto si capisce che sei un mago, dal portamento, dai vestiti, dal fatto che ogni tanto ci sono delle farfalline che ti girano intorno dove non ci dovrebbero essere. Questo ti rende anche in grado di far valere il fatto che tu sia un mago quando arrivi in qualche posto. Quindi quando mi incazzo diventa tutto buio. Mi riconosci? Sì, 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 certo. Esatto, diventa tutto buio, gli hobbit sono molto contenti perché porti i fuochi d'artificio e ti fanno dormire dove vuoi, in locanda trovi sempre un posto. Puoi fare quel fuoco d'artificio impossibile con la nave. Esatto. No, tu quella soffiata con la pipa, impossibile con la nave. Ho capito perfettamente, creello, mi piace, è una, per questi giri mi rizzito. Sì, noi cerchiamo di velocizzare l'andare. Spingendomi. Facendogli credere che sia tutta una sua idea. E dove mi porta la mia idea? E la tua idea ti porta a parecchi giorni di viaggio verso sud, perché non ci sono molti posti dove attraversare. O attraversate le miniere dei nani. Ma a sud dobbiamo andare a Moria. Cioè, dobbiamo andare da... Dobbiamo andare da Sauron. Sì, Mordor, ma c'è una catena qualcosa in mezzo, quindi la devi attraversare dove si può attraversare. Fai vedere un secondo la mappa. Per tutti, anche quelli che ci stanno seguendo. Qua c'è Gran Burrone. Io Robè no. Qua c'è Gran Burrone. Sì. So che la tua geografia è pessima, certo, anche nella finzione. Qua c'è Gran Burrone. Queste sono le montagne. Sì. I passi sono qua, ma è difficile. Qua, che è facile. Qua è ancora più facile, ma e ci sono anche le miniere. Ok. E poi dobbiamo quindi ritornare su. E poi dovete andare dritti in tutta qua. A est, quindi. Sì. Non ci potreste ancora passare per Bosco Alto. Non ci sono opzioni migliori. Se non fosse Bosco Alto. Le montagne mi hanno detto che in questo periodo le nevi sono scarse. Beh, potremmo passare da lì. Ripeto, c'è Bosco Atro, ma so che hanno messo la ZTL. Non possiamo fumare durante. Cosa c'è? Ragni e tagliatelle? No, no, non si può fumare l'erba viva. No, doveva andare alle montagne, è il percorso più semplice. In più, in questo periodo, appunto, non ci sono nevicate, quindi saranno facilmente percorribili. Dicono che sia anche l'alta stagione. Ma perché non passare da Gondor? Signor Gandalf, ma quelle aquile? Da Gondor? Possiamo... Sì. Ma è totalmente... no, le aquile, c'è un problema con le aquile. Diciamo che mentre tornavo dalla torre di Saruman abbiamo avuto una discussione. No, ma ci parlo io con le aquile. No, ma... no, ma io lo so, l'ultima volta che hai parlato con le aquile si è cominciato a parlare di chi era l'uccello più grande e si sono... Cioè, non posso chiamare le aquile. Ne abbiamo già discusso. Grazie Claudio, grazie, questo è tuo. Ne abbiamo già discusso, l'anello non può andare a Gondor. Continuo a pensare sia una pessima idea. Il regno degli uomini non è adatto a portare un tale fardello. Ma ne hanno già avuti 9, tra l'altro. Esatto, vuoi diventare anche tu un Nazgûl? Un Nazgûl. Ah, quelle robe scure, nere, cattive che abbiamo visto. Non scherzate sullo stregone di Angmar. Proseguiamo. Quando dicono il nome a te fa un po' male il petto. Sì. Padron Frodo non capisco niente chi è lo stregone di Angmar. Nemmeno io l'ho capito. Uno dei 9 re che caddero sotto il fardello dell'anello. Quanti re? No, siamo 9 anche noi, l'avete notato? No, no, le cose non c'è. Parlava del nazi. È venuto però l'elfo con l'arpa. Così sembra un terrorista. No, però in teoria le montagne per me sono sicurissime a questo tempo. Io non so che c'è Saruman che sta facendo cambiare il tempo atmosferico, no, quindi è il posto più tranquillo. È estremamente tranquillo il passo di Carada. Sono una settimana verso sud, poi tagliate. Easy, cioè la mappa Google. Non mi preoccupate, non è stagione sciistica. Ma no, sono uno stregone centenario, non mi viene assolutamente in mente nulla o nessuno che possa decidere di contrastarci in quelle montagne imperdie. Passiamo pure da lì. Perfetto. Moria non è molto più accogliente in questa stagione. Moria, cambi l'accento, Moria. No. Non è accogliente. I nani hanno scavato troppo in profondità. E cosa hanno trovato? Check sul bingo delle frasi fatte. Esatto. Quella mi sembrava di Saruman, però va bene. Non avevano neanche le dovute autorizzazioni, una cosa tremenda. Adesso devono sanare tutto, casino. Il condono. Anche per casa Baggins abbiamo dovuto aspettare un attimo per la veranda tombale. Allora, Avventura nella Terra di Mezzo, sì, come Dungeon World, ha delle regole sul viaggio. Ah, per vedere, vai. Anche perché si cammina e basta. Esatto, le regole iniziano con scritto pa 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 pa, e poi ti dice per viaggiare devi, e c'è in sottofondo, nello sfondo. Basta, basta, basta. Gianni, bisogna che cambiamo, aspetta, non è un problema. E te che ne Hobbit to Isengard. Isengard. Basta, l'aspetto anch'io perché lo so cosa ho fatto. Grazie, Manto. Allora, bisogna dividersi gli incarichi come in Dungeon World, che sono la guida, incaricata di tutte le decisioni riguardanti il percorso. La facciamo fare a Ramingo la guida, per favore. L'esploratore. Quello che non sai te della cartina, la terra di mezzo. Legolas, però ammazza e guida. Ma perché non andiamo a c'è le montagne? C'è una versione elfica di un Campari, cioè nel senso lui è da qualche parte che sta bevendo qualcosa. Melatini, sta bevendo melatini. Esatto. No, d'ora in poi Legolas sarà presentato dal suo arco. Quindi il suo arco è l'esploratore. Quindi falliamo profondamente. Esatto. È tipo nano. Secondo me è più sveglio degli Hobbit. Almeno. Sono 4 incarichi in tutto. Ci sono anche il cacciatore e la vedetta. La vedetta la posso fare io. O io se volete, però vedo la senza coglioni di tutti gli altri. Il cacciatore sei della neve. Secondo me cacciatore tutto bianco. Boromir. Cacciatore. Sì, è vero. Io ho detto che io posso fare vedette, ma non so se so. Quindi gli adulti fanno. Esatto, vi dividete i ruoli e gli hobbit. Non c'è il cambusiere. Però aspettate, voi non avete l'occhio lungo. No, sì, sono alti 1,10 m. Ho detto non alto, lungo. No, 1,10 m è quello alto. Cos'è? Non ho niente, sono tanto i piedi lunghi e basta. Hai anche l'anello, se per questo, però vabbè. Guarda che i piedi lunghi si dice che. Questa è tua invece. Allora, percezione più 2, percezione più 3. Vabbè. Posso correre se vuoi. Io non posso perdermi, ma l'unica terra che conosco è la contea. Quindi puoi perderti. Vabbè, senti, la faccio io la vedetta. Cioè io ho le competenze nella pipa, quindi aggiungo la proficiency se uso la pipa per fare qualcosa di strano. Tipo per combattere. Tu sei la guida, quindi? Lui è la guida, io sono la vedetta. Ok, prima la guida. Devo fare? La guida prende un dado da 12 e lo tira fuori dal surprise. La difficoltà del viaggio in questo caso è 2, perché partite tranquilli, poi mano a mano che vi allontanate. Quei 7 metri fuori da Camburone sono tranquillissimi. Poi c'è un axe fino alle montagne. Sì, è vero, non fanno un cazzo. Quanto hai in sopravvivenza? Più 5. Ok. Quindi in tutto fai il tiro del dado da 12 più 3, perché è 5 meno 2 della difficoltà e devi arrivare a 10. 4 più 2 più 3, 7. Non è facile arrivare a 10. Ma perché è di 12? Devi far 7. Non capisco questa cartina. Devi girarla. No, io sto seguendo l'antica strada di Isildur. No, è che stai chiedendo a lui dove andare. Io ogni tanto non lo convinco. Sto chiedendo a lui dove andare e ogni tanto non lo convinco. Cazzo. Ogni tanto gli faccio, quindi andiamo di qua. Da che parte andiamo? Vado. A destra! E io guardo tramite l'anello, non vedo niente. Tu guardi tramite l'anello? Guarda dentro l'anello! Mamma mia! Padre Frodo, cos'è quello? Quello? Vedo un enorme occhio rosso! Un enorme occhio. Una fessura! Io non lo vedo. Ah, questa è tua! E due! Non l'ho detta! Lo so, dai, con 7? Con 7 vuol dire che ci saranno degli intoppi lungo il percorso. Benissimo. Colpa degli occhi. Troviamo coda. Tira un Sasso Marconi. Dado da 12. Subito dopo Gran Burrone c'è Sasso Marconi. 6. Ma stai facendo bene. Qualcuno mi dà le idee diverse da quelle che tira lui. Beh, sono sempre lì nella scatola. Qua c'è un cesto intero di dadi. 6. Allora, in realtà il problema non è attraversare la strada o fare un percorso sicuro. Che sono finiti in casa. Infatti, no. Esattamente quello è il problema. Maghe provviste e pasti insufficienti. Non avete contato 4 hobbit che mangiano 8 volte? L'avevo detto! Ho detto ci sono 4 hobbit da spamare. No, il Lembas la mattina dopo già stavano facendo tipo... Sei tipo il sandwich, 2 Lembas, esatto. Prosciutto Lembas. Perfetto. Che vuol dire che al terzo giorno avete finito le provviste e dato che c'è una settimana in tutto di viaggio, abbiamo tutti meno uno a tutte le prove di abilità durante il viaggio. Ma non abbiamo un cacciatore? Bisogna vedere se il cacciatore compensa questa cosa. Quindi per adesso meno uno a tutto. Esatto. Chi vuol fare l'esploratore? Esploratore lo aveva detto Boromir, avevano detto. Io facevo la vedetta, cos'è che... No, lui è il cacciatore. Cosa serve per l'esploratore? Che cosa devo fare? Vabbè, temo di dover andare io, se no sto coinvolgendo i bambini. No, l'esploratore usa o furtività o indagare. Allora, io investigazione o indagare? Sì, investigazione o furtività. Ma io sono... No, beh, potrei farlo io. Faccio io. Più 6! Io che sono il portatore anche dell'anello posso anche fare... Mi sembra giusto mandarti una mascoperta. Certo. Geniale, tattica perfetta. No, stai lì, lo faccio io. Se no lo può fare. Cosa tiro? Un dado da 12. Adesso chiedo all'arco e vediamo se si muove. Legolas, hai voglia di farlo? Vai. È lo stesso tiro che ha dovuto fare lui, ma non con sopravvivenza, con indagare. Ok, classico, perfetto. Devo sempre fare 10. Un di 12. Un di 12. Qua. Non ho preso un di 12. Grazie, Claudio. Ci mancherebbe. 5 più 1, 6. Più 1, ma lui era più 6. Veramente? Sì. Oh, 6. Sì. Lascia lavorare gli adulti. Lascia lavorare quelli che ne sanno. Padron Frodo, perché siamo partiti? Morobi, sei un ottimo nostro, sei tu. In quale buco gli ho fatti finire? Un branco di storpi. L'esploratore avrebbe i seguenti compiti. Okay. Allestire gli accampamenti, pessimo perché non riesci ad arrivare in alto per me. Scava, lui scava, arriva e comincia a scavare. Faccio delle buche. E scoprire nuove sentieri. Ah, le canadesi che invece così, di essere così sono così praticamente, a piattissime. No, dal suicidio canadesi. Perché non ti va bene quel buco nel terreno? C'è il buco sotto. Voi praticamente vivete in un buco nel terreno. Non hanno capito niente della nuova architettura. Il problema dei sentieri invece è che tu invece di trovare nuovi sentieri vorresti scavare nuovi sentieri. No, scavare, però picconare il sentiero attraverso la montagna prende tempo. Quindi poi a un certo punto qualcuno ti deve prendere e trascinare via. Avevo fatto un meraviglioso lavoro, 7 cm in un pomeriggio. Gimli figlio di Gloin, non arriveremo mai alla destinazione. Ma guarda che bello, ho già aperto un arco a tutto sesto. Ci vorrebbe un elfo qui a stemperare un po' il carattere del nano. Chissà dove è, chissà dove è Legolas. Però è una buona idea, possiamo costruire una piccola casa qua. Dobbiamo muoverci. Lì c'è lo spazio per il portico. Guarda che lì è già secciato per il giardino. Già pensare a una casa ha un'idea di permanenza. Cercherò. Non stiamo andando verso casa, mi sono perso qualcosa? Ve la dico in un altro modo. Casa se di qualcuno se noi ci spostiamo da qui, abbiamo finito il cibo e non troveremo altro cibo. Ah, ma possiamo partire. Ma non vi preoccupate, Boris della caccia è il più grande cacciatore che tutte le terre abbiano mai conosciuto. E torna come mano. Prego, vediamo la prova di caccia. Di 12? Prego. 12, prego. Tutto tuo. Che deve tirare lui? E che devo tirare io? Sopravvivenza. Vabbè. Meno 2. 3. Allora, meno 2, meno 1. Quindi 2. Meno 2. Torna a farmi con una roccia fa. Oh, per stasera siamo a posto. Ma questa non è una storia infinita. Ah, cazzo. Aveva capito male, è tornato con della legna per accendere il fuoco, ma non c'è niente da mettere sul fuoco. Dannazione. Ti prego, dimmi che anche l'ultima sopravvivenza. Ma no, per certezza stanno. Aspetta però. Siamo in una non siamo in una foresta, vero? No, non siete ancora nella foresta. Io sono affamato. Chi è che deve farla vedere? Qualsiasi cosa ci sia da fare in fondo la sto facendo, se la vedetta, perché in realtà sto puntando ai conigli. Ah, ma la stai facendo tu la vedetta, non io, ok. Non importa, non ci metto lì perché sto schiantando di fame. Vai, vai. Percezione. Ma quanto è di percezione? Hai detto... Percezione. Ho detto no, non 11. 4, 15. No, 2. 13. Vabbè. Ah, allora lui ha fatto 2. Vedi chiaramente che siamo in una condizione. Ha fatto 1. Sì. Infatti ho portato la legna, non ho capito un cazzo. Ho una fame distrutta, posso vedere qualsiasi cosa. Allora, perfetto, perché tira la visione infrarossa. Tira anche un altro dado da 12. Cosa vedono i tuoi occhi da elfo? Chissà dove è lì. Con più? No, un dado da 12. 7. Credo almeno. Sì. Cioè, come sì, credo? Sì, no, è un 7. Beh, è scritto strano, eh. Il 6 può essere 9, ma il 7 che cazzo può essere? L. 1. Può essere 1. Questa mano può essere fuoco, può essere 1. Può essere fumble, può essere critico. Invece in questo caso trova dei funghetti mangiati. No, ok. Ti stai guardando intorno ed effettivamente noti un paio di cervi che si stanno allontanando dalle montagne, probabilmente stanno scappando da una pattuglia di orchi a questo punto. E li vedi, sono là, belli succosi. Mentre tutti gli adulti stanno guardando dalla parte opposta. Ah, io sto guardando una parete di roccia. Scusate, Luca, sì, Gianni ha scelto il nano per farlo morire male, hai usato le sue esatte parole. Esatto, Luca, sì. In chat si è espresso esattamente così. Sono le voci dell'anello che ogni tanto arrivano. E io dall'albero su cui sono posizionato, guardo sotto, Aragorn, ci sono 2 cervi, 2 cazzo di cervi. Dove? Che in quella direzione questi e gli altri, i tuoi vedi Merry e Pipino che stanno inseguendo. I tuoi compagni non mangiano da un'ora e già stanno provando a mangiarsi le fibbie dello zaino. Ecco, appunto, pensaci. Dove sono questi cervi? Lasciate fare a chi è capace. Dove sono questi cervi? In quella direzione. Beh, con il punteggio che ho fatto, infine te lo dico preciso. Metto il cappuccio e entri nell'arco di Legolas. Che è sempre presente con noi. E vado a cacciare i cervi con un'ansia, perché io posso andare avanti senza mangiare, perché io due Lembas ci devo ancora andare a mangiare per 6 mesi con due Lembas. Gli Hobbit però poi ti fanno due coglioni così, quindi sono molto intenzionato a cacciare. No, te li rosicchia per coglioni. Probabilmente te li mangiano di notte. Sì, non si sa come, sono più bravo a non farsi rubare la roba mai. Ma non gli Hobbit sono... Percezione cibo più 10. Più 20. Vado, provo ad andare a caccia da solo con l'arco di Legolas degli Elfi. È una prova di sopravvivenza ma con lo svantaggio, perché... Non entrano un po' in una foresta però? Tira un dado da 100, cioè il 20% che entrino nella foresta. 100 27. Stavano per entrare nella foresta, poi girano all'ultimo. Cazzo, era il mio terreno preferito. E seguiamo di là. Ma scusa, ma il ranger non ha delle capacità speciali nel suo terreno preferito? Sì, nella foresta. Però io ho nemico prescelto Cervino. Lui, abbiamo trovato gli unici cervi che fanno la circonvallazione. Il tiro è con lo svantaggio perché la guida, cioè tu, hai fallito. Quindi sei ma sto usando l'arco di Legolas, quindi sto facendo la prova per Legolas. Sì, ma che non c'è. Sei disorientato. Legolas non lo aiuta. 12 17 8. Ciao cervo. Cos'è sapienza del clima? È che sai esattamente il clima, se sta per piovere, cosa ci sarà domani, se la notte farà freddo, farà caldo. Quando la tua ragazza ti chiede "ma non fa un po' freddo?", sai rispondergli, cosa che è impossibile per chiunque. Ma fuori che tempo fa? Che cazzo... A me stamattina che esco becco l'auto ghiacciata alla guardia e faccio un "ha fatto freddo stanotte". Più o meno. Ok. Il problema non è tanto che non riesci a prendere i cervi. Il problema è che vedi una freccia volare nel collo del cervo dalla foresta. E dato che il sole sta scendendo, inizi a preoccuparti, perché potrebbero essere degli orchi che stanno avanzando. Con Legolas che è tornato. Quindi aspetto, mi nascondo in un cespuglio e vedo chi va a prendere il cervo. Ed effettivamente vedi un piccolo gruppo di 4 orchetti che avanza, guardandosi intorno, cercando di coprirsi il più possibile dal sole. Arriva al cervo, lo prende per le corna. È il Signore degli Anelli o io sono cosciente del mio personaggio? Perché il Signore degli Anelli 4 orchetti Aragorn se li fa easy. Hai appena tenuto a bada 5 Nazgûl. Va a fare il ninja. E voglio provare a coltellarli tutti di sorpresa. Poi in realtà sono un ranger, quindi non posso, e durerà un'ora il combattimento. Però sei interpretato per il personaggio. Ma il mio ranger faceva un volleyball. Cioè. Nella mente di Aragorn la scena è questa: freccia, un orco dietro in testa, morto sul colpo, avanti, lama, tagliato uno, tagliato l'altro, e rimaniamo uno contro uno. Questa è quinta edizione? Questa è quinta edizione. Ogni orchetto ha tipo 35 punti ferita, non finirà mai. Ma nella mente di Aragorn è freccia in testa, colpo morto e uno contro uno. Come nel film, peraltro. Esempio tra i capelli. Perfetto, prima fai una prova. Però io ho il nemico prescelto, quindi nascondermi ho il vantaggio. E infatti inizia a nasconderti. Era un fumble? No, molto vicino. Vabbè, è sulla strada. 13? Non siamo anche in una foresta? 13, no, loro sono nella foresta, tu no. Quindi sei nascosto nell'unico passiva cespuglio. C'hanno meno di 13, dai. 13? Hanno 14. Ciao. Beh, ma è andato su. Mentre tu ti stai avvicinando, iniziativa. Io ho fatto 17. Molto bene. Cioè che si tira iniziativa. Dammi il dadone. No. Tiro piano. No. Tiro pianissimo. No. Io che sto non voglio studiare, datemi un altro dato. Io che sto osservando tutto, tirerei l'iniziativa giusto perché non posso agire nel combattimento, ma posso agire nella sequenza. Prendi il tuo dato da 20. Dovrebbe essere qui. Qua. Critico! No, non è qua, questo? 20. No. Ho fatto 20. Ok, tu vedi? Critico, sì, un fumble. Userò questo. Ho fatto 20 di dado. 20 di dado. Anti-fumble. Iniziativa? Sì. Sei il primo. Signore, 15. Claudio ci aveva detto vi faccio combattere solo alla fine. 30 secondi per dei cervi, peraltro. Perché? Che non mangeremo nemmeno. 11. Sera carne di orco. Esatto. Per un ungulato di merda. Hai tirato anche tu l'iniziativa? Beh, sì. Quando mai non la tira? Io non lo so. È 4. È Pustorino. Ma no, nel senso, se nel caso entro con l'iniziativa. Quant'è che ha fatto Aragorn? Di cosa stiamo parlando, scusa Clara? 15. E questo è il tuo. Boromir. Devo ancora tirare. Dai, iniziativa, ti. Che trovi? 9 più? Boh. Meno? No, più. Iniziativa più 10. Cioè io ho meno 1. Ah, ok. Anch'io ho meno 1. Io di fronte alla mia parete di roccia ho fatico a staccarmi. Ma io non hai fatto il viandante, quindi per me. No. Ah, sì. Ok. Perché il viandante deve essere Legolas. Io guardo la lama di Pungolo che è luminosa. Sì. Cioè, ci sono degli orchetti qua in giro. Dobbiamo fare qualcosa. La gioia con cui lo dice. Oh! Gli orchetti! So che rispetto agli Nazgûl sono un miglioramento, ma non sarai così allegro se fossi te. Esatto. Andiamo ad aiutare Aragorn. Merry ha fatto fumble. Fumble. Di iniziativa. Bene. Facciamo. Ho fatto 20. Io anche tu, però non conta. Sì, no, tutti 20 puntati sui tiri di iniziativa. 20 di dato. Aspetta, ho 22 in totale. 20 e 20. Ah, ok, va bene. Quindi i primi sono vale Frodo e Sam. Perfetto. Ah! E si attirano. Quindi sfodero. Stanno fumando loro. Il limone. Ah, no, esatto. Ragazzi, bacini baciotti dopo il combattimento. Per favore. E guardo Sam e dico: dobbiamo andare contro gli orchetti. Non possiamo rimanere qui e mandare avanti Gandalf. Perché dobbiamo andare contro gli orchetti? Un po' di carattere. Come Sam. Merian, no, che non c'entra un cazzo, sei tu. Che c'è? Niente. Servono delle persone intelligenti. Va bene. Quindi non Pipino. Pipino, tu stai seduto. Io sto qua. E provo a lanciare una pigna. Una pigna. Quelle cose le faccio io. Infuocate di solito. Sono una trentina di metri da te. La pigna la tiri con lo svantaggio. La pigna colata. Sì, va bene. Una pigna per distrarre un po'. Male non farò, ma... Neanche per fare male, per distrarre. Fumble. Prende sulla schiena Aragorn e lo uccide. Ai coglioni. L'ultima volta è successo così come. 6. Perché troia. Hai fatto fumble o hai fatto 6? 6. Ok. Tu lanci la pigna che cade qualche metro avanti. Bel lancio! Padron Frodo, sono fortissimi. Evitano le pigne. Non è come nei racconti del Padron Bilbo. Sam, quando mai Padron Bilbo vi ha detto che potete scacciare gli orchi con le pigne? L'ha scritto nel libro. Non è vero, hai scambiato pigne con pugni. Padron Bilbo tira i pugni. Subito dopo tocca agli orchetti. Due di loro lanciano due frecce. Veramente agiscono prima di Aragorn. Oh, sto Aragorn si è fumato. E ti scanta Aragorn. Tung con la spada. E la 18. Mancato. Tung. Ah, buona. Gli altri due invece 18 più 1, 19. Guardando indietro cercano di colpire. A meno che non sia già segnato. Perché tu mi hai messo lo stile difesa. È già segnato. Mi dà più 1 alla CA. È già segnato. Però scusa, che armatura c'ho? Una cuoio borchiata. Che qui dà 14 mi sa. No, è quella che ti dà 12. Allora c'ho un in più che non so. Ah, perché è magica? Magia più 1. Beh sì. Dopo, vabbè. Allora 18 preso. Se è già segnata, preso. È già segnato, sono 5 danni. E fai un tiro su Costituzione. Pure! Questo è il Goblin alla cere. No, il Goblin merda. Sono solo 5 danni. Gli altri due arcieri, invece, come dicevo, lanciano a caso verso quelli più indietro. Quelli più grossi da colpire, quindi o Boromir o Gandalf. Pari Boromir, dispari Gandalf. Boromir. Che con le frecce sappiamo non ha un buon rapporto, o meglio, un rapporto fin troppo buono, diciamo che... È la tua buona occasione per morire subito. No, è un magnete, esatto, con le frecce. Io devo morire dopo. Ah, sì, la 19. È preso, ovviamente. E la 13. No. Sono 5 danni e il tiro di Costituzione. Costituisciti. Sono... 19. Solo i danni. Solo i danni. Però vedi che entrambi quelli che sono stati colpiti dalle frecce vedono che c'è un liquame nero sulle frecce. Ah, merda di goblin, che bello. Aragorn e Pipino. Aragorn si tira una freccia. Si tira una freccia. Aragorn perché ancora... Ho fatto schifo! Aragorn pensa ancora di essere la mossa alla Sherlock Holmes, no? Che prevede tutto. Tiro due frecce, mi fa ok, freccia in testa, morto uno, attacco uno, morto l'altro e rimaniamo uno contro uno. Quindi tira una freccia e corre per fare un attacco, perché ho due attacchi. La freccia, la 20, preso 23 danni. Non è ferito già questo? Neanche di fatti suoi? No. Si è fatto un taglio di qualcosa. Sono 6 danni. Sto tagliando cucinando. 6 danni, ancora in piedi? Ancora in piedi. E allora carico lui e gli do una sparata. Ah, aiuto. 13. Preso. Vai, vai, che può essere uno, lo tiri giù. In due round. Sono 9, 12 danni. Ok, questo lo uccide sul... lo decapiti. Non proprio come avevo pensato, ma più o meno. Dovevano già esserne morti 3. Pipino. Mi nascondo dietro Gandalf. È come il film la fa vedere. Nascondersi. Furtività. Furtività. Più... ah, è come azione bollo sull'insulto. 13. Però io ho un'abilità nascondersi dietro creature. Sì. Ok. Perché normalmente non lo potresti fare. Ah, ok, mi nascondo dietro Gandalf. Ma dato che siamo tutti hobbit, ci possiamo nascondere dietro agli altri. Boh. Gandalf. Io la mia voce risuona all'interno del, cioè risuona per metri e metri, come se fosse una gara, la gara di Ruti fra Saruman e Gandalf quando sono sulle montagne. No, risuona come se fosse come stessi parlando attraverso un megafono. Io Ruth Misterio. E io esatto. E io ma non grande rispetto per Ruth Misterio peraltro. Ce l'avevo. E io dico: creature abiette, non sapete chi avete davanti? Aragorn, figlio di Arathorn, e lo stregone Gandalf. E gli altri non me ne frega un cazzo. Così fuggite, se volete salva la vita. Cerco di intimidirli. Fai una prova di dice, forse non dovremmo fare in modo che tornino da Saruman e dicano che sono ancora vivo. No, no, io voglio evitare che ci tirino le frecce, soprattutto sono intimiditi. Ma contro il Frodo, scusa, non hanno detto che Aragorn doveva rimanere nascosto come Aragorn per un po' di tempo. 18. Mi era sembrato. Capito male io, scusi. Capisci sempre quello che vuoi tu. 2 di loro scappano nella foresta. Buona. 2 quelli che hanno colpito qualcuno effettivamente invece rimangono lì. Ah, porca me. No, beh, non sappiamo chi abbia colpito lui, uno è morto, quindi uno rimane lì. Ok. Boromir. A distanza di tiro con l'arco ci sono? Ho detto che eravate più o meno una trentina di metri. Quindi d'arco ci si fa. Legolas lo saprebbe però che se lo vede. No, Legolas si dice una 32 metri e mezzo, vento 2 tiro, Legolas sta facendo surf sugli scudi, è una cosa bruttissima. 11. Hai un attacco extra, sei di quinto livello. Non lo faccio. Ah, buono. Ok, questo sì, 23. Preso. No, scusa, 20. Di 8 più 1. 8. 23. 8 in tutto? 8 totali. Freccia in testa e cade a terra morto. To, elfo di me. Ah, non c'è. Puoi dire to, Aragorn di merda. Giusto, no? Così si fa, Minastiri. Così. Minastiri, figlia, è giunta. La buona notizia è che siete riusciti a recuperare il cervo. No, ma sono scappato qualcuno? 2. No, io li inseguo. Ah, ok. Oh. Perché allora Gimli. Il cammino stilito ci volevo chiudere velocemente questo combattimento. No, non posso dare, tu gli hai detto adesso qua c'è Aragorn, figlio di Arathorn, che sta per andare a riforgiare una spada. Ma ce li ha mandati Saruman, lo sanno. No, sono orchi, non sono Rugai. Ma che c'entra? Non lo sa Saruman che Aragorn c'è per ancora, mi sa. Sì. No, mi sa ancora di no. Forse è possibile. No, lo sa. Ora lo sa. No, non lo sa. No, lo sa. Appunto per quello, non lo sa ancora. È vero, nelle due torri che lo sa. È vero. Gimli. Va bene, io prendo la. Adesso lo sa. Se no me ne vado come Legolas e poi i morti te li pigli col cazzo. Avere la mia spada e tanti saluti. Quella è rotta. Può essere un'idea. Io prendo l'arco di Legolas, lo metto per terra e gli dico: Legolas, coprimi! Così. Esatto. E poi scatto nella carica più lenta che la storia abbia mai visto verso quelli che scappano. Quindi fai 15 metri arrivi a metà strada dall'inizio, della foresta. Non è colpa dell'erba pipa, quando esageri. Basta, ho finito. I polveri sottili delle miniere. Qualcuno lo raggiungo, non credo. No, okay. però da lontano. Sì? Da lontano. No, anche a Moria, scavare in profondità, hanno trovato l'amianto. Merry urla a Aragorn: dai, gran passo, che ce la fai! Mi ispira. Perché è un bardo grande. Da quanto di 6? Un D6. A chi sa? A Sam e Frodo. Bravo, aspetta, io con il coraggio a colpirla. Questo era lui. No, ma scusa, ma gli orchetti come hanno fatto a scappare? Io non ho reagito. Si sono girati e hanno cominciato a correre. Esatto. Loro sono prima di me. Loro sono prima di te. Dopo Frodo e Sam. Sì. Quindi non sono ancora scappati. Esatto. O io ho saltato un turno. No, si stanno per dare la fuga, okay. Esatto. È la mela Marlene di D&D. Vai Aragorn, vai Aragorn, che tu combatti. Questi sembrano, sai, gli scommettitori all'ippodromo. Dai Aragorn, che sei solo. Vai a su di picche, vai. Frodo e Sam. No, io ti so. Ah, ok, incitate. Ti incito. Io voglio provare a nascondermi a fianco a padron Frodo, perché se ha bisogno di me gli tiro una pentolata a chiunque, ma se no sto anche nascosto. Tu tra l'altro come background fedele servitore. Hai fedele servitore, perché la descrizione di fedele servitore è bellissima, perché inseparabile, sempre e comunque. No. Dice proprio nel manuale: non importa quanto assurdo possa sembrare, il servitore è sempre di fianco alla persona che ha giurato di seguire. Bello. Figo. Comunque 14 a nascondersi. Ok. Da futilità. Ma sei dietro di me, nascosto. Sono dietro di te. I goblin con una padella in mano disengaggiano e scappano. Quindi si muovono del 9 metri. Vabbè. Beh, allora adesso non ne ho bisogno, però l'ispirazione stavo per lanciarmi l'incantesimo gran passo. Long strike. Per andare più veloce, però a questo punto io raggiungo, faccio 9 metri e do una spadata a uno. C'è uno dei due già ferito? No, quello già ferito è morto. Però dice: ma adesso sono dentro la foresta a 9 metri. Adesso sono dentro la foresta. Ma non c'ho il vantaggio, sono per tracciarli. Però sono 5 danni. Più 2 al danno, se non mi sbaglio. Ma è perché il range 3 quello nuovo revised? No, perché quello vecchio non c'è niente. Ecco. 4 e 3, 7 danni. Quindi è pustolineggiare. E mi è ancora in piedi, immagino. Però è sempre una pustolinata. Preso. E sono 13, 18 danni. Oh là là. 7 e 18. E poi se dopo andrò verso l'altro, quando toccherà a me. Pipino. Hai usato il dado da 6 dell'ispirazione? No, perché ho colpito sempre. Quindi. Tu non sei un Valor, no? Di bardo, no? Io sono il bardo. No, non è del bardo. Ma mica il bardo dagli schiaffi, no? È il bardo del... L'altro è che è ancora al secondo livello. Sì. No, perché sono quindi non c'è ancora l'archetipo. Pipino. Continuo a stare nascosto dietro Gandalf. Mi sposto lasciando Pipino scoperto. No, e ti segue. Dico: no, che bello! Sei nascosto nel tuo mantello. Bellissimo. Quindi sposto Pipino assieme a me. Anzi, mi sposto non consapevole. Tira sto cazzo di Firebolt. No, non ce l'ho. Non ho niente. Ho protezione. Ho protezione del male. Basta. E guardo Boromir e gli faccio: non sembra così brutta. Sembra che non abbiano neanche passato la quota di maglia. E gli tiro fuori la freccia facendo una prova di guarire. Di medicina, perdono. Medicine. Tu hai anche l'imposizione delle mani più o meno. Che è questa roba? Ho l'imposizione delle mani. Che è? Taumaturgia? No. No, dammi un secondo. Pardon. Mani del guaritore. Mani del guaritore, la prima cosa è un D8. Ah, pardon, scusami. Allora faccio allora ovviamente lo guarisco così. Meno male. E gli il risultato era da botta sulla freccia per levare. No, più 9 comunque. Esce dall'altra parte, aspetta. Avrei fatto comunque 17. Allora, il modo per tagliare una freccia è questo, la giri un po'. E poi la fai uscire dall'altra parte. La giri, poi mi raccomando, mentre giri la tiri fuori. Cercando di prendere più roba dentro possibile. 10 punti ferita. Cioè, se non inflitti, chiaramente. Sarebbe un peccato. Esatto. Ma è così, se non lo guarisce. È l'opposto di quello che faceva l'elfo di Roberto in Dragon Age con Katog. Per cui me ne toglieva uno e me ne curava 5. Qua invece lui te ne fa 10 per curarne uno. No, questa invece è messa per così, va spinta oltre l'altro lato. Senza sofferenza non si guarisce. Ho questa roccia della guarigione. Quando te la arranco in faccia ti guarisce un di 3 punti. Maledette frecce che faranno morire un giorno. Esatto. Boromir, tocca proprio a te. Vado di aria ancora. 20. Colpisce due volte il danno. 18, no, 20 è già critico confermato. Sì, certo. Sono 2 dadi da 8 più... Beh, 18 vale per il secondo attacco. Sì, più... ovvio. Grazie. Non c'è bisogno del secondo attacco. Non c'è un secondo goblin? No, allora colpisco anche. No, no, sei tu quello che piglia le frecce. Ma in questa linea temporale alternativa... Ops. Boromir cerca di uccidere Aragorn, così non torna a... Così andiamo a Gondor. Fine. Nessuno può entrare così facilmente a Gondor. Tu che sei quello vicino agli archetti vedi che quello che stava scappando, che è stato colpito adesso da Boromir, stava mettendo mano a un corno per avvisare qualcun altro. Quindi all'interno della foresta c'è qualcun altro. Shh, potrebbero essercene altri, li perquisisco per capire da dove arrivano, dicendo le classiche frasi all'Aragorn tipo: questi non sono... orchi di Saruman. Ma lo stai dicendo agli orchi morti? Sì, sto parlando di... okay. Io sto parlando allo spettatore. Vorrei fare ragnatela di inganni, cioè utilizzare la mia capacità di ragnatela di inganni, tiro di intuizione verso verso classe di difficoltà 15 più modificatori di saggezza dei poveracci morti, nel caso so qualche segreto su di loro. Comunque sto pensando che la scena è andata come la immaginavi te, solo con delle frecce fuori campo che ammazzavano i goblin al posto. Sì, ma nel film la facciamo ho fatto 20. Okay. Mentre che fa questa cosa, Pipino afferra il corno, lo tira alla bocca e Gandalf lo toglie di mano. No. Pipino Tuc. Sempre Peregrino Tuc. Peregrino Tuc, giusto, Peregrino Tuc. Oh, sto Gandalf c'ha una memoria. Che vuoi da me? I fazzoletti. Ci ho provato, non trasmette, però cazzi miei. Fa un po' sul ecco la pigna come è andata. Io trascino i corpi in dei cespugli e poi vado per raggruppare loro. Io arrivo su stanco morto su uno dei con l'ascia tic lo tocco. Boromir 2 ne ho uccisi tu 0. Adesso non c'è l'eco, la sfida è tra voi due. Hai già vinto. Ma ora non dovremmo continuare il nostro percorso. No, io sono stanco. Adesso ma ho tirato per di trana, lasciatemi capire chi sono. Proseguiamo, ci sono altre ombre in questa foresta. Prima o poi Gandalf se ne andrà con un Balrog. Questa carica mi ha spossato. Allora, questi sono orchetti. Non ti sembra che siano orchetti di Saruman, perché non hanno la mano bianca da nessuna parte. E addosso a uno di loro però trovate un'ascia che di fattura enanica. Questa non sembra di fattura orchesca. Una bombola! Dovresti fare qualcosa per quei problemi respiratori. Ma i nani non erano ottimi sulle brevi distanze. Ma è la pinta che ble 17 metri. È la maratona di Boston, anche se non so dove è Boston. Dimmi, figlio di Gloin, un po' di orgoglio nanico. La maratona di Snes. Gandalf sta orgogliando, non è orgoglio. Concentrati. Sì, beh, quello lo capito. Esatto, quello lo vedevo anch'io. Nell'orgoglio sì. Io ovviamente mentre sto guardando gli orchi trovo sicuramente un cespuglio di bacche. Ne prendo un po'. E mormorando una preghiera in elfico. Sono buone? Sono buone? No, le faccio Goodberry. Ok. Ma sei trasferito tu? No, io sì, ma ne mangio 2 io e ne do 2 a... Ne puoi dare una anche a me? No. Ma tu quanti ferite? Per favore. No. Io... ne ho prese una io. No, ferite. No, guarda che l'ho guarito io. Me le mangio subito. Ma lasciami le 2 banche. 16 più rapidità di mano 21. Fa una prova di percezione. Ma prendere dal cespuglio, porca puttana. No. macchina. Sono nella foresta al vantaggio. 9. Buone queste pacche. Ti curi di un punto ferita, sei riferito. In teoria ti sazia per un intero giorno, anche. Quindi ti sazia per un pasto. Allora, dove le trovate quelle pacche? Ah, fino a 10. Ah, do le pacche. 3 a te e 3 a me. Mentre me ne dai 3 salta. Se visse me ne mangio una al volo. Starebbe bene col cervo. Oddio, abbiamo il cervo. Oh, cacciagione con la pacche. Accendi un fuoco. Non possiamo accendere il fuoco, se no arrivano gli orchetti. Dobbiamo mangiarla con... Ma è giorno. Cosa? Bravo. Carpaccio. No, anche di giorno. Ma allontaniamoci da qui, non è il momento di cucinare. Sta calando la notte. Il famoso carpaccio di cervo. Datemi qualche minuto. Cercherò un luogo dove possiamo accendere un fuoco riparato e cucinare il cervo. Beh, la legna ce l'ha. D'altra parte non sono mica un amico che trova strada ovunque, no? Ma in effetti la legna ce l'ha. 23 per cercare un posto riparato dove accendere un fuoco non si fanno danni. La nicchia che ha schiavato Gimli. Esatto. Una pustolinata. I miei 700 metri di piccolare. Non siete andati molto avanti da stamattina. Senti. No, no, se guardi bene in fondo dietro c'è Elrond. Esatto, c'è dietro che è il braccio stanchissimo. Siamo nel giardino. Di... braccio. Gli orchetti li lasciavano scorazzare qui per studiarli, no? Siamo entrati allo zoo di Granduno. Adesso c'erano, ma ancora non se ne partiti. Ma avete ammazzato gli orchetti, erano 30 anni che vivevano qui e cacciavano. Ci facevano... parlavano anche l'elfico, non ci avete parlato? Ci facevano controllo della popolazione cervide. Adesso sarà un casino. E senti, c'è qualcosa... Ma non vedi che sono bambini elfi vestiti da orchetti e Halloween? Cosplay. Esatto. Erano obbi. Dolcetto d'orchetto. Vabbè. Dolcetto d'orchetto, perché? Dolcetto d'orchetto, scherzetto. C'è qualcosa su lascia, prendi. Allora, lascia, oltre a essere evidentemente di fattura nanica, è anche evidentemente delle miniere di Moria. C'è scritto. Fai anche un tiro di... Made in Moria. M&M. Storia. M&M. M&M. Miniere di Moria, marca. 12. Meglio che Sentieri di Saruman. Il nome che c'è inciso i soldati di Saruman. Il nome che c'è inciso sul manico dell'ascia l'hai già sentito. È un nome di qualcuno che conosci. Grum probabilmente. La gioventù della mano bianca. L'ascia di Grum. Vuol dire che questi orchetti vengono da Moria. E questo lascia presagire pessime cose. Ma non dobbiamo la Moria, no? Ma siccome mio cugino mi sta sui coglioni, chi se ne frega? Tanto noi non ci dobbiamo passare. Non vi preoccupate, noi proseguiremo sopra dove in questo momento il meteo dice io sicuramente ci sarà sole, neanche un fiocco di neve. E ci azzecca sempre il meteo. Sono contento che ti piaccia stare sopra, Aragorn. Spero per te che ti piaccia stare sotto. Beh, anche non che tu abbia molte altre possibilità. Ma è bello come non dover servire battute perché tutti gli altri si arrangiano. Guarda cosa ci hai fatto. Guarda. Chi vuole cucinare il cervo? Io! No! Che fai? Io gli do una mano. Ovviamente tiro col vantaggio. Tanto le padelle le do io. 20 di dado. Ah, team feeder. Io non mi do la padella. Fanno una cruditrice. Tiriamo fuori due dalla zaino. Perché è risaputo che ci serve una padella per cucinare un cervo. Che cazzo di padella? No, quella per la paella gigantesca. È un wok della Madonna. Fanno la tartaruga. È cacciagione, va fatta stufata. È che fondamentalmente cantare. E io rinascerò con le bacche di ginepro. Con le good berry. Le good berry di ginepro. Ed è effettivamente molto. Quindi un problema, ovvero che avevamo fame, l'abbiamo risolto. Non abbiamo ancora mosso un passo oltre al gran burrone. Ma c'è Elrond che ci saluta ancora dal fondo. È stanchissimo, c'è un braccio. In realtà siete riusciti ad andare qualche giorno oltre le mura di Gran Burrone. Saranno 3-4 giorni e avete ancora più o meno una settimana dato quanto ci avete messo. Quindi chi vuole tirare il secondo incontro? Allora, questa volta lo facciamo più o meno attorno alle competenze che abbiamo. Sì, grazie. Gli Hobbit. No, mi dovete solo tirare un dado da 12 secco. Dai, vado io. Perché avete già fallito prima. Va bene. Vado io. 11. Oh, finalmente la gente competente al comando. Oh, perfetto, il nemico alle porte. Grazie. La porca troia. Ho ascoltato l'anello. Vai di là. Ottima idea. Vai dritto tra le braccia di Sauron. Vado. Beh, non c'erano risultati positivi, quindi. No, è chiaro, è ovvio, abbiamo fallito prima. Allora. Chi era la vedetta? La vedetta era Sam. No. È morto. Quindi fai un tiro di percezione. Ti staccano un braccio. Sarà 17. Allora, mancano un paio di giorni al passo di Caradhras, che sicuramente vi porterà fuori da questa rottura di palle del dover attraversare delle terre in cui gli orchetti vanno avanti e indietro. Unico problema è che vi trovate comunque in un pezzo abbastanza stretto tra le rocce, e per proseguire dovreste tornare indietro o di 2 giorni, allungando ulteriormente la strada, oppure senti un po' in avanti, in lontananza, il suono di voci gutturali basse che stanno parlando in lingua di Mordor. C'è Arwen. Dipende dal doppiaggio. E loro sembra che non vi abbiano ancora né visto né sentito. Questo vuol dire che, a meno che qualcuno non faccia fumble sulla prova di furtività, avete anche un round di sorpresa. Sorpresa. Io mi avvicino in maniera silenziosa. 8. Da dai Gianni, a Gandalf. Messer Gandalf, sì. Io di lingue non me ne intendo come padron Frodo, ma cosa intendi? Beh, dai, con Rosa non ho ancora concluso. Un giorno dopo, 4 giorni, sì, dopo. Okay, credo, non vorrei rubare il lavoro a voi gente alda, ma che più avanti ci siano degli orchi. Vogliamo superarli o attaccarli? Cosa sentono le tue orecchie di nano? Vogliamo superarli o attaccarli? Un cazzo, come al solito. Prima della furtività. Io non ho fatto fumble. Beh, sono sordo dall'età di 7 anni. Fumble! Vai! Aspettavamo! Fumble! Frodo! Fumble. Quindi questo caso anche il mio passare senza tracce, che da più 10 servirebbe a niente. Grazie, benvenuti a sti Frodoni. Allora, hai fatto... 19. No, minchia. Beh, più il suo fa 20. Aspetta, 11. Quindi, ma il fatto che siamo in una foresta, il vantaggio non posso darlo. Non siete in una foresta. Siete in una foresta. Ma devi capire che lui si porta dietro un abete, mignon. È sempre in mezzo al deserto, foresta. È sempre in foresta, esatto. È come la carta di Magic, pensando alle infinite foreste dell'altra sponda. Quello è Legolas. In che senso, scusa? Esatto. Lo sai bene. Quelli sono Palmizio. Grazie di avermi sgravato da questo peso, ecco. Aragorn e i cavalieri che dicono Quindi come mai stai, cioè, ci descrivi come mai stai correndo fra le braccia degli orchetti in maniera dissennata? Sorridendo, tra l'altro, Orlando, siamo qui! Amici! Perché Fellon! Pensavo fosse Arwen. No, stavo giochicchiando con l'anello e per sbaglio me lo sono infilato. Ok. Credeva fosse amore, invece era un anello. Come succede? Come succede che io mi infili un dito nell'anello? Così. Allora dire così. Allora. A volte ha ragione Matto, è metallo. Ma dai, è nel vostro orecchio il metallo. No, in questo caso dall'altra parte. Il dito nell'anello ti condanni a vita. Il metallo è nell'orecchio di chi ascolta. Esatto. Allora. Che maliziosi. Boromir, Gandalf. Abbiamo appena finito di combattere. Purtroppo. Boromir e Gandalf mi fanno un bel tiro di sapienza magica, che in realtà è segnata sapienza magica sulla scheda, ma sarebbe sapienza dell'ombra. sappiate. Okay. Io ho fatto 23 e inoltre ho anche conoscenza oscura che non so cosa sia. 16. La diritta via era smarrita. 16. Capacità speciale. Il suono che sentite l'avete già sentito entrambi. In particolare Boromir non è un suono bello perché è il suono di una bestia oscura cavalcata da un Nazgûl. Oh. Yeah! E Frodo si è appena messo l'anello. Esatto. Sì, appunto. Dio cinquina. Sono sparito e sono tornato... subito. Pochi secondi dopo aver sentito questo suono vedete un'ombra passare sopra di voi, evidentemente troppo grossa per il passo dentro a cui vi trovate, che comunque è abbastanza stretto. Cos'era quella? E sentite i passi pesanti degli Urukai venire verso di voi. Ah, siamo in provincia di Crotone. Non possiamo combattere adesso contro un servitore di Minas Morgul. Dobbiamo proseguire, seguitemi. E lancio un passo senza tracce. Bravo. Sto cercando di portarli via dall'altro lato. Io intanto faccio citazioni casuali. Come Pontifex. Il generatore dei discorsi del Papa. Allora, io voglio utilizzare la mia capacità di fare trucchetti e luci per sviare. Tu ti hai tolto l'anello. Certo. Procia, sì. Vero? Sì. Ok, allora faccio. Cioè, come si dice, cerco di sviare gli Urukai facendo. Simulando dei suoni e delle luci dei baluginii che si allontanano in una direzione differente dalla nostra. No. Fai una prova di raggirare. Fai il verso di un Urukai in calore. E sventura. 8! Ma il mio magic, cioè nel senso, il fatto che ho fatto delle... Oh, vabbè, basta. 11. No, 8, cazzo, 11, 8. 8, loro hanno un -1 in saggezza. Che comunque... Ah. Ti prego, dimmi che sbavano dietro. 4, 1, 3. Deviano e stanno prendendo però il passo di Caradhras. Noi li vediamo nascosti e lasciamoli passare. Ci spianeranno la strada così. Non ci spianeranno la strada, Frodo. Te l'ho detto un sacco. Quanti di... sono? Quante volte ti devo dire che non devi infilarti quella cosa? È una prova di valutare. Io lo so io. Io so sempre quante creature sono. Sono una dozzina. Sono 12. Aspettiamo. Buona idea. Padron Frodo, perché indossa l'anello? Lo sai che quando devo andare a fare quella grossa mi imbarazzo. Mi ha preso in controgamba. Ha ragione grande. Ha ragione Padron Frodo. Frodo Baggins, questo non è un gioco. No, è un bisogno. Ma perché non sai quando gli hobbit devono fare quello che devono fare dopo 5 o 6 passi? Appunto, quella grossa non è un eufemismo. Ti credevo migliore e sparisco nell'ombra. Padron Frodo, anche tu vai a 3 pasti 50%, 25-0. Poi immagino il bruttissimo 20 a percezione con un hobbit invisibile. Lo sanno fare, Aragorn e gli Oscar. Ma poi sì. Rimane invisibile? No, purtroppo no. Ma quello che esce si vede il problema. Infatti davanti a me io ne sono occultato. Quindi io sono dietro questa pila. Ragazzi, è grossa davvero. Che è diventato come Jurassic Park. C'è di bianco, esatto. Manco un triceratipo sdraiato. Ma un vecchietto vestito di bianco che dice: non abbiamo badato a spese. Esatto. E scompare insieme ad Aragorn. Ma ci sono dei Nazgûl in questo parco dei Nazgûl. Esatto. Allora, il problema è che adesso o ci attardiamo oppure rischiamo di incontrarli. Proseguendo in quella direzione. Beh, le aquile non le possiamo usare. Non siamo ancora a Gondor, quindi non ti dirò che ogni ora è persa affretta la sconfitta di Gondor. Quindi abbiamo tempo. Senti, ma se tornassimo Gran Burrone e cazzi degli elfi? Ho un'idea. Sono fatti nostri. Beh, il portatore dell'anello è Frodo, quindi lo dirò a lui e poi... Sentiamo che cosa ce ne dice. Finora ha aiutato molto. Allora, gli orchi sono appena andati verso le montagne. Sì. Che è dove volevamo andare noi. È vero. Moriranno sempre il freddo. Gli orchi che erano nelle miniere sono usciti dalle miniere. Quindi non è meglio passare dalle miniere a questo punto se non ci sono più gli orchi? le miniere sono un posto pericoloso. O passare direttamente a sud. Ma gli orchi sono usciti. I nani hanno scavato troppo in profondità, me l'ha detto qualcuno. Ma Mary, domanda. Vabbè, basta non andare giù. È la definizione di entrare nelle miniere e andare giù. Ma se c'è un bivio peregrino che va verso l'alto e uno che va verso il basso, noi prendiamo quello che va verso l'alto. Poi tu sei particolarmente attratto dalle cose che fanno molto rumore, cadono nei pozzi. Voglio dire, gli hobbit hanno imparato a scavare, ma non troppo in profondità. È perfetto, scavi appena sottoterra, ci fai una casa e rimani lì. Ma non siamo nella contea. Mi è molto chiaro che non siamo nella contea. Voglio dire che possiamo passare un po' sopra. Ma la domanda è, se c'è una pianura, è una montagna che il sale, tempo tiene, conviene prendere il passo. E scavo a metà della montagna, sto andando sotto o sto andando sopra? Non lo so. Beh, no, forse penso che non abbiamo io soluzioni. Non voglio più vivere su questo pianeta. Beh, ci vivrai sotto per un po', evidentemente, Gimli figlio di Gloin. Ma rimane il problema, la montagna, secondo me, dove scavi stai sopra, sotto, dentro. Hanno scavato verso il basso, in profondità. Ma rispetto alla cima o rispetto alla base? Rispetto a dove sono partiti. Un nano può scavare solo verso il basso, il concetto di alto non esiste tra i nani. Appunto, quello è il problema. C'è basso e meno basso. Esatto, c'è basso, più basso, meno basso. No, senti, hai il problema con i bassi, che sei più bassi di te. No, è che non esiste alto. Quindi noi non riusciamo a guardare in alto mentre scaviamo, ci vengono le vertigini, dobbiamo riguardare giù. Avete un problema con la di torcicollo per quello? No, no, è proprio che non si riesce. Il piccone. Dobbiamo prendere il passo, ma non scontrarci contro gli orchi di Saruman. Dovremmo stare molto attenti a non fare... Gli orchi di Saruman sono un esercito creato per un unico scopo, distruggere il mondo degli uomini. Ma quelli che abbiamo visto l'altro giorno non erano di Saruman. No, e infatti siamo mezzuomini, alla fine non dovrebbe essere un grosso problema. Cosa c'entriamo noi che siamo in mezzo? Siete mezzuomini in tutti i sensi. E vado via. Pensate che non verranno a prendere le donne hobbit? Pensate che non verranno a prendere la contea una volta che avranno conquistato tutto il resto? High five, Mary. Qual è il posto migliore del mondo per te, Peregrino Tuk? La contea. E dove pensi che andranno cercando del tesoro e prede facili? Altrove dalla contea. Una volta che anche Gondor sarà caduta, per la contea non ci sarà speranza. Ma per favore, e per salvare anche i vostri amici che stiamo facendo questa missione. Quindi ora aspettiamo un attimo e proseguiamo. Ok, allora Aragorn, fammi un tiro di sopravvivenza per capire quanto tempo lasciar passare. Ti fai il mio abete? Sei una molesta? No. Però sono il mio nemico prescelto. Sì. Quindi posso capire quanto marciano veloce per capire quanto tempo aspettare. Che bella roba. Questo è più convinto. 13. 18. Ok. Lasci passare un paio d'ore almeno. Immagino che, sicuro che non da questa strada mi viene in mente che non stiano andando per il passo per preparare un'imboscata a chiunque arrivi, ma stiano cercando di attraversare. Difficile che si stiano preparando a un'imboscata, perché gli orchi sono un po' troppo in qua, poi. Non sono particolarmente bravi nelle imboscate, e b perché io la Boromir. La luce del sole sulla neve delle montagne si riflette ancora di più, quindi loro tendono a stare il più nascosti possibile, secondo le mie previsioni, che però sono sbagliate. Sì, allora lascio passare il tempo giusto e poi andiamo. Dopo un paio d'ore Aragorn si alza e possiamo proseguire. Volete che scavo una fossa? No. Ma perché la fossa? Siamo tutti vivi ancora. Infatti. Se andiamo avanti così. Beh, non sappiamo come sta Legolas in realtà. Chissà dove si trova. A proposito, dov'è finito il suo arco? Ce l'ho io. Mi copre durante le cariche. Beh. È come l'armatura bikini. Esatto. Frodo, ti ricordi quando ho detto a Bilbo che uno stregone non è mai in ritardo, ma arriva sempre esattamente quando deve? Comincio a pensare di aver detto una stronzata. Mi sa che siamo un po' in ritardo. Non siamo in ritardo, ma la cosa più importante è che abbiamo capito tutti, guardando Frodo, da questa disavventura, è che l'anello non deve essere mai indossato. Pensavo non dovesse tenerlo. Va bene. Io pensavo che non dovesse più cagare. Però allora ci date un po' di privacy a un certo punto. Sì, ma infatti è... Sì, devi scavare una fossa. Quella che si può dare a quelli che portano. Volete che scavo una fossa? Mondo, però. Una latrina. Sì. Adesso parliamo. Adesso ci intendiamo. Sarà difficile sulle montagne, bambini. Adesso camminiamo, esatto. Tra l'altro Mary nel frattempo ha messo su un piccolo fuocherello e sta cucinando della roba. Aragorn sta cantando. Come roba? Pancetta, uova e pudino. Esatto, esatto. E cenere. Sì. Prendete il passo di Caradhras. Il passo non è troppo difficile da attraversare, persino per oggi. Degli hobbit. C'è del sole, però ha nevicato nei giorni scorsi. Però non sta nevicando in questo momento. La neve è fredda. Gli hobbit fanno tutti un tiro di costituzione, perché per quanto siano abituati ad andare scalzi nella neve, però non c'è la scena demoralizzante per tutti dell'elfo che invece cammina sulla neve, esatto, come se niente fosse. Ma c'è un arco che cammina sulla neve sempre. No, che è già sopra. Allora, arco di Legolas, aspettaci. 18 e si sono uno scacciatore. Okay, ok, non è così freddo da gelare i piedi. Da gelare i piedi si sente, però andate tutti tranquilli. Lasciando andare avanti prima Boromir e Aragorn che smuovono un po' la neve e voi seguite la scia. Anche perché siamo avanti allo scapolone. No, è che vedete solo la punta dell'elmo che avanza. Sono le famose miniere di Caradhras, scavate nella neve. Proseguite quasi per un'intera giornata e dovreste essere più o meno al punto in cui il passo è al punto più alto, poi si ricomincia a scendere, quando inizia a nevicare fortissimo, fortissimo, fortissimo. Giuliacci di merda! No, veramente devi dire... Aragorn, non avevi detto che non ci sarebbe stata neve? Questa non è neve normale. Sento una volontà oscura dietro questa tempesta. Una e voce io... empia riempie l'aria. No. E io faccio un passo avanti e comincio a rispondere a tono a questa voce. Ma vaffanculo! Vai a fare in culo! Le previsioni del tempo dicevano che ci sarebbero state 7 giorni di tempo questa settimana. 7 giorni di tempo? Eh beh, certo, è vero. Le previsioni del tempo non sbagliano mai. In effetti, le previsioni del tempo ti dicono se ci sono... La prossima settimana ci saranno 7 giorni di tempo. Ma Don Frodo, ma allora lei diceva Gandalf il saggio, Gandalf il grigio, Mithrandi, parole elfiche a cazzo di cane, è un cretino. Io mentre stiamo andando dico a bassa voce a Boromir, riposa in pace, figlio di Gondor. Ah, no. Fai una prova di linguaggio. Non possiamo. Chi è che consigliava di andare a Moria? Era Aragorn. No, sì, era 15 più sapienza magica. Sapienza 19. Che chiedevo poi a Frodo dove voleva andare. Non credete sia il caso che io scavi la fossa? La neve inizia a fermare. Non può passare. A me sta inquietando il fatto che per qualche stranissimo motivo a Claudio stia uscendo quasi giusto. Era simile, me lo ricordo. Ma appunto inquietantemente simile. Io seguo la canzone di Gandalf. Mi piace la canzone di Gandalf. Dai, diamogli tutti. Comunque era Gandalf che diceva una delle 18 di intrattenere. Se ti interessa Claudio ottieni. Abbiamo fatto un totale di 42 di intrattenere per accompagnarti. Oh la la la. Beh, no, quindi no, non dobbiamo... No, abbiamo altra scelta, non dobbiamo affrontare le lunghe tenebre di Moria. Non state in guardia. Ci sono cose più antiche e più malvagie degli orchi nelle profondità della terra. Ma noi stiamo passando sopra. Ora non state a fare silenzio. È un viaggio di 4 giorni dall'altra parte, ma non dovremmo farlo. Siamo sicuri che la nostra presenza passerà inosservata. Sono 5 giorni che dico che è un posto di merda. Ah, non ho capito. È così che Gandalf diventa Gandalf bianco, con la neve addosso. Vedi che le mie previsioni erano giuste. Proseguiamo allora. Incredibilmente c'è qualcosa di strano. La neve smette di scendere e attraversate. Tolkien che sta guardando, rileggendo le ultime 200 pagine fa no, non mi convince, e butta il cestino. E passarono le montagne. Mamma mia, veramente 2 maroni. Bellissimo libro, Maria. Stupendo. No, Gianni chiama i nani poi. Beh, la parte prima dei minori in effetti sono tutti morti. Le prime 300 pagine della festa degli Hobbit. No, vabbè, lì sono 120, se non ricordo male. Non esageriamo. Potevano essere 175 pagine, andavamo via puliti. O le 15 pagine della descrizione della cascata di Minas Tirith. Ad ogni modo, siete dall'altro lato delle montagne. Gandalf non è morto. E quindi io avrei dovuto. Beh, tecnicamente io a questo punto mi esce un io non ho memoria di questo luogo, Padron Frodo. No, però io vorrei usare non dovremmo essere qui. Padron Frodo non dovremmo essere qui. Io vorrei usare un plot point per dire che adesso mentre stiamo facendo il campo Scivola muore. No, Pipino era sì? Pipino fa cadere tipo qualcosa che rotola giù per la montagna e noi gli facciamo tanto non c'è nessuno e uccide Galadriel che sta sull'altro lato, tanto non c'è nessuno e nessuno gli dice niente. Okay, sto per dire risparmiaci della tua stupidità peregrino tu e invece dico niente. Dato che hai tirato fuori sta buttanata, adesso prendi di sopravvivenza. Ale 8. Non c'è nessuno. 13. Ma perché io dovevo farlo peregrino? No, che ha fatto cadere l'elmo. Ma sei tu che hai tirato fuori questa cosa. Lui è riuscito perfettamente a far cadere l'elmo. Era per vedere se faceva così tanto rumore da far venire una slavina, eh? L'elmo di Gimli, evidentemente. Gimli, quindi adesso vediamo la pelata o i capelli? I lunghi capelli rossi. Ma un riporto della barba sulla testa. Esatto, no? Guarda che in quel locale dicono che sia la gente con le parrucche finte. Non è la signora degli anelli. Non è la barba. È un tupene. Bene, proseguiamo allora. Questo viaggio è stato fin troppo tranquillo. Gandalf, ciao. È andata meglio di quanto pensassi. Non siamo neanche disperati. No. Non abbiamo perso nessuno. Però abbiamo finito il cervo. Ale, si ricomincia. Ieri, dicevo, non è durato così tanto. Via! Ma ora che siamo in terre un po' più produttive, forse siamo in alta montagna ancora. Abbiamo superato le montagne. Abbiamo superato le montagne. Adesso andiamo da Galadriel, teoricamente. Beh, da Galadriel ci sono ancora 4 giorni di viaggio. Che cazzo. Quindi adesso siamo? Siete nella Valle dei Rivi Tenebrosi. Ah, suona molto bene questo nome. Un altro posto allegro. Ma un posto che si chiama chi fa le mappe, che di solito lavora da solo e depresso. La contea è la felice Valle del Sorriso. Tra l'altro, se non lo conoscete, c'è un bellissimo profilo di Instagram che si chiama Sad Topography, che mette solo screenshot di mappe in genere da Google Maps con i nomi più tristi, tipo l'isola del suicidio, cose di questo genere. Molto bello. È bellissimo. Andate a iscrivervi. Beh, direi che è tempo di proseguire. L'anello non si porterà certamente da solo. No. Decisamente no. Frodo, tu che sono tanti giorni che ti porti appresso sto non è un dramma che hai perso Gandalf. Esatto. Con gli occhi di Boromir fissati addosso fai un tiro di corruzione. È perché sei gnocco, Boromir. Tu che c'hai sta fissa fai un tiro di corruzione. Vai in fissa. È un tiro di saggezza. Ah, saggezza, okay. Boromir non ha il vantaggio. Io ho -1. Tu sì perché sei Frodo, no? E Frodo sì perché 5. 18. Bene. Tu sei sbattenapito. Stai a vedere come muore Boromir. Tu sei sicuro al 100% che ormai gli orchetti sono lontani, non vi stanno più seguendo, siete praticamente arrivati a Gondor perché siete dall'altro lato delle montagne, quindi è il momento che tu prenda finalmente sto anello e faccia quello che va fatto, cioè usarlo contro Sauron. Assolutamente. Però. Innanzitutto segnati 2 punti ombra. Grazie. Una delle voci in questo caso nell'anello, giusto? Una delle voci nell'anello dice il combattimento quello con i giganti sulla montagna è solo nel film, giusto? Non c'è nell'Hobbit. Ah, nell'Hobbit. Okay. Film dell'Hobbit. No, nell'Hobbit c'erano delle voci. Sì, è accennato in una riga. Ma tutta la roba dell'Hobbit si diceva che mezz'ora, cioè esatto. Non parliamo della come tutto l'Hobbit della fuga dei barili. No, non parliamo, esatto. Che li hanno sgamati, era la cosa migliore di Frodo in quanto è diventato il rogue per eccellenza, era Bilbo, però Bilbo, sì, il rogue per eccellenza, invece l'hanno fatto che l'hanno sgamato tutti. Elfi, orchetti, Saruman, no, la gente alla contea, sapeva. I film dell'Hobbit la gente a casa l'ha chiamato. Comunque sta di fatto che Boromir. Allora, dato che siamo ormai scavallatori montagne, io ribadisco la direzione migliore è andare verso Campidos Gilead. Anche per riorganizzarsi. Ma hai questa fissa? Avevo detto all'inizio che non passeremo. Non ho detto di andare a Minas Tirith. Non passeremo di lì per andare a Mordor. Guarda che lo usiamo anche. Da dove vuoi entrare da Mordor? Attraverso i neri cancelli bussando alla porta? È un'idea, non si può. Sei convinto che nessuno entri facilmente a Mordor? E sono d'accordo, ma troveremo un modo. Sicuramente non sarà consegnando l'anello ai futuri Nazgûl che riusciremo a... Mio caro Aragorn, allora non puoi passare dal nord perché ci sono le paludi morte. Da davanti c'è il cancello oscuro. Sono più sicure le paludi morte e il cancello oscuro che le terre degli uomini in questo momento per l'anello. Ma Tronfrode, se ci spostiamo un po' più in là, prova a passare attraverso le paludi morte. È proprio questo il dramma della nostra missione. Dimmi quanti giorni muori passando attraverso le paludi morte. Sì, ma chi li ha scritti i nomi di questi posti? È un'idea mica male. Uno che disegnava le mappe un po' depresso. D'altra parte è un po' un posto di merda. Mangiano troppo, è vero. Pensavo uguale. Io ribadisco che almeno andare verso le terre del sud è il posto migliore. Dove riorganizzarci? Non abbiamo tempo. Saruman a quanto pare ci mette contro la tempesta. Ci sta mandando gli Urukai. Dobbiamo andare dritti. Io vorrei fare un tiro di persuasione sul gruppo da far... Aragorn non verrà mai persuaso. L'infelice coppia lo svantaggio. Rimani lì. Vorrebbe prendere una barca e andare. Sì, esatto. Vogliamo farla pustolinata. 20 persuasione di dato. E mi sa di sì. Sì, furtività. Allora, voi fate furtività. Aragorn ha minimo lo svantaggio. Tu hai il vantaggio perché non ti... Fumble! Ha fatto un altro fumble! Signor Frodo, dove vai? A Boromir, per quanto persuasivo possa essere. Appunto, quindi hai il vantaggio, non lo svantaggio. No, lui ha lo svantaggio. Ah, no, tu hai il vantaggio. A convincermi. A farmela passare per buona. Ma per me non è una prova contrapposta. Per me se fa un... Ma allora io non gli darei mai retta di base, quindi non c'è prova. Mentre voi litigate, cioè era per sapere quanto può essere persuasivo. Vabbè, ma se non, no, se non c'è bisogno proprio andare da Osgiliath, si può anche cominciare a avvicinarsi verso sud, ma io direi di farlo sul lato destro. È una buona idea, ma non così siamo più vicini alla civiltà. Dall'altra parte è tutto cambiato. Gandalf, mentre loro litigano, di leggere i tuoi libri. No, persuasione comunque era sul gruppo. Tieni d'accordo poi, tieni Boromir. C'è scritto l'Hobbit questo libro. È su di noi? No, stavo leggendo qualcosa. No, c'è scritto Pornobbit. Che brutta cosa. A proposito di Hobbit, dove sono Frodo e... Ah, sono là sulla barca. Sì. A metà del fiume già. No, è il tipo che c'è stato... Cioè, io un... Padron Frodo, scusa, ma questi due remi li mettiamo qui o qui? Ma non si dividevano dopo Galadriel? Pescate qualcosa? Il fiume c'è già. Ne hanno fatto uno. Frodo! Ah, bene. Frodo! Baggins! Io mi nascondo dietro la parata della barca per non farmi vedere, sta scazzando il padron Frodo, ma non me. Dimmi che non hanno slegato la barca. No, è assolutamente legata. Mentre stai dicendo Frodo Baggins, Boromir è intenzionato ad andare verso nord. Verso sud. Non volete andare... No, a nord vai. Sempre vai verso Bosco Atro. Continuano a non aver capito un cazzo. Beh, so che Bosco Atro sarebbe la via migliore. Come abbiamo già detto, ma c'è la ZTL. Scusate, no. Aragorn non doveva essere un grande ramingo del nord. Certo, perché lui sa dove deve andare, glielo dicono i suoi piedi. Non c'è bisogno che lo sappia anche la sua testa. È un ramingo del nord, allora siamo più a sud, non capisce un granché. Perso completamente. Dobbiamo fidarci di Aragorn. Poteva essere con Arwen ora invece che con questi coglioni. Dobbiamo fidarci di Aragorn e del suo istinto. Non possiamo passare da Osgiliath. Ci faremo aiutare dagli elfi e da Dama Galadriel. Potrebbe esserci d'aiuto. E voi tornate dietro da quella barca. Io non ho detto di passare da Osgiliath, io ho detto di avvicinarsi verso sud. Posso tornare a casa? No, non puoi tornare a casa. Puoi andare alle miniere. Le tue gambe sono troppo corte e ti perderesti. Prima di avventurarci nelle terre d'ombra dobbiamo passare... Armarci, prendere un esercito e andare con tutta la nostra forza. Beh, si fa da Minas Tirith, quale esercito passando a disposizione? Gli elfi? Dai nani? Evocare il Mummachile o distruggere. Ci sono creature, sagge. Al consiglio c'eravamo 2 settimane fa. Gli elfi sono creature sagge, andremo a chiedere un altro consiglio. Gli elfi sono anche creature semplici a quanto pare. Non siete gli elfi sono anche creature codarde a quanto pare. Gli elfi non sanno cucinare. È una certezza. Infatti venite dagli uomini. Questa è l'unica cosa su cui anche Gimli è d'accordo. Esatto. Che cosa? Che non sanno cucinare. Vabbè, ovvio. Mangiano verdura. Io prometto birra e arrosti. Allora, chi c'è sulla copertina del manuale, eh? Un drago. Tipo un Robit. Dietro. Gandalf. Ponte lungo lago. No, quello è A Old Guy Meet a Young Girl. Cos'è questo? Mamma mia, mamma mia. Ha detto a coprire il Pornobit c'è Gandalf e quindi... Ok. Dobbiamo... Io ero un grande film di Sparta. Dobbiamo raggiungere Lothlorien prima che ci rompano i coglioni ulteriormente. Sono completamente d'accordo, guarda. È per quello che noi siamo sulla barca. Non ci si va in barca. Ma non ci si va in barca. Siamo già in barca. All'Othlorien. Tornate indietro. Vi Beh, oddio, magari siamo più in alto, quindi in barca ci si va. Ma quindi che facciamo, Patron Frodo? Si va in questa direzione. Quale? È lui che dovrebbe decidere? Eh? È lui il portatore dell'anello. Sì, ma il portatore dell'anello ha deciso, prendendo la barca e tirandola a riva, il portatore dell'anello ha deciso che andremo in quella direzione. Mi sembra un'ottima scelta. Lo dice anche l'anello. Oh, dovreste ascoltare. Tutto una perdita di tempo andare dagli elfi. E così Boromir arriverà dagli elfi? Beh, Boromir ci arrivava. Ah no, è vero, ci arrivava. Sì. Ma è dopo che si sta sì, lo guarda. Oh, basta farmi morire prima. Deve venire dagli elfi perché viene fatto a cazzo piccolo da Galadriel. Ah, è vero. Che lo guarda è bruttissimo. Sì, è vero. Ah, ma Boromir non moriva a gran burrone. Posso trovarti una fossa? Ricordati che Boromir è un personaggio. Ci sarà tempo. Ricordati Boromir, un Lannister ripaga sempre i suoi debiti. Lo niente. Sto pensando a... un giorno morirai, ma non è questo il giorno. Forse domani. Le previsioni dicono frecce, cadute abbondanti, precipitazioni abbondanti. C'è delle nuvole con le frecce. Beh, dobbiamo fare un'altra prova di viaggio viaggioso. No, la prova di viaggio era per arrivare. Pa 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 pa. Arrivate a Lorien. Oh, voleva dire alza il volume. No, lei quando si è alzato il volume perché era cambiata la scena. Ciao. Arrivate a Lorien e effettivamente il bosco è uno dei boschi più belli che abbiate mai visto. Per Gimli ci voleva veramente poco perché non ha mai visto un bosco. Aragorn, per quanto in che senso? L'abete di Aragorn. Finalmente una foresta. Per quanto tu dica ci voleva poco, in realtà è effettivamente uno dei boschi più belli che tu abbia mai visto. Non stavolta, in generale. Io li ho visti tanti. E su Socera? Esatto. Sembra che gli elfi non ci siano da nessuna parte. Hello. Io sapendo assolutamente che sono sicuramente nascosti ovunque così, dico, era Maiko Vannen salutare, mi pare. C'è Maiko Vannen e dico il nome dell'esploratore che io conosco, che so che è sempre lì a pattugliare. Quell'elfo del cazzo di cui nessuno sa mai il nome perché in teoria non ce n'è. No, non era qua l'elfo frocio. Qual è quello? Roberto De Niro. L'elfo ciccione, dai. È vero, quello di fianco è Galadriel. La ritocca piano. C'è un elfo che è l'unico elfo obeso della stazione degli Anelli. E questo? Non è obeso, soffre di colite. No, è obeso, c'ha la faccia tonda. Però è vero, sì, me lo ricordo anch'io. È quello vicino. E questo è il peggior casting della storia degli elfi. Che gli ho detto, cioè, quando hanno preso Orlando Bloom, porca puttana. Beh, Orlando Bloom in confronto è un miliardo di volte più Legolas che quello un elfo. Scusatemi, Elrond è un personaggio che di base era pelato e brutto. Elrond è un elfo. Eh sì, no, non può essere brutto. Nei film è brutto, dimmi che è brutto. Ma no, ma è un solo l'attaccatura alta, come sei su l'attaccatura. E la gente Smith. Alla mia è un grande attore. Mia nonna mi diceva c'è l'attaccatura alta e segni di intelligenza. Sì, però bene, il problema fondamentale è che l'ha fatto in rapida successione. Allora, comunque cioè, è stato agente Smith fino al giorno prima e poi lo trovi vestito da elfo. Però Roberto ha ragione. L'elfo che stava di fianco a Galadriel facendo brutto era un po' frocia e sembrava. Era un panino dall'obesità praticamente. Ma era il capo delle guardie o Celeborn è quello che vi sembra? Sì, è Celeborn. È il parente dell'altro perché l'altro era bello bel grossetto. Sì, è vero. Vabbè, Celeborn oltretutto dice due parole in tutte. Dice in 9 siete partiti e 8 esatto. Ne vedo. No, ecco, Celeborn è quello gayissimo. No, no, io dicevo l'altro. L'altro è quello ciccione, che è quello che va a aiutare poi durante... Al posto di Helm schiatta. Esatto. Un patto. Schiatta, ci credo, c'ha l'armatura a due taglie più piccola. Non si riesce a muovere, non c'ha la forma fisica di chissà che. Dio, che cazzo si chiama? È obeso. Comunque. Vabbè. E ho si chiama allora. Poi bisogna ringraziarlo, ha permesso alla gente UM di fare il cosplay degli elfi. Esatto. Ti metti una parrucca. Ta-da! Va bene. Sono l'elfo quello del Signore degli Anelli. Dopo questo meraviglioso intermezzo. Nessuno! Beh, detto questo, esatto. Signori elfi! Io, Mike Vannen, Finn. Sei contento, Legolas, di essere tornato a casa? Eh? Io parlo con l'arco ormai in piena schizofrenia. Sì, l'arco, tra l'altro l'arco ha 32 tacche e tu ne hai uccisi solo 28. Esatto. Sì, Gimli, sono felicissimo di essere tornato a casa. Va bene. Porco elfo. Esatto. C'è una ciocca di peli di urukai che io accarezzo ogni tanto. Gimli, questa non è la casa di Legolas, questo è il bosco di Lothlorien, non c'entra niente con Bosco Atro. Sempre bosco, eh. Una fazza, una razza. Vero Legolas? Sì, Gimli, hai ragione. I nani sono più intelligenti degli elfi. Non è chiamato Legolas? Certo. Legolas. I verdi, sai, nei boschi. Allora. No, ma che gli avete fatto fumare? Purtroppo niente, è così normale. Io chiedo scusa a tutti coloro che sono dei fan del Signore degli Anelli. Stasera di solito siamo persone migliori, ogni tanto. Io no. Io cerco intanto di guardarmi attorno e capire se gli elfi, cioè se sono tipo ninja che funzionano, quindi sono elfi ma non si vedono. Oppure vuol dire ninja che funzionano? Perché i giapponesi erano i peggiori, i ninja peggiori del mondo. Esatto, li scoprono sempre. I giapponesi, i ninja degli altri paesi non li vedono mai. I migliori del mondo sono i ninja svedesi. Ne hai mai sentito parlare dei ninja svedesi? Sì, immaginavo la battuta. Hai trovato i ninja? Persuasione, ho fatto... a me non mi ha risposto nessuno. Percezione, ho fatto 21. Uscite dai vostri nascondigli se ci siete. Sei un poliziotto di vedermelo. Io gli dico in elfico: siamo di passaggio, vogliamo riposare, siamo qui in grande missione mandati da Gran Burrone. Padron Fondo sta biascicando parole. Legolfin, Malfalfin. Ma io cosa vedo? Prova a dire un po' di nomi di gente che conosco qui. Muffin? No, Legolfin, l'Alfefin. Investigazione. No, investigazione ho fatto 20. Percezione ho fatto 21. Che le bromba. Che le brombor. Non vedi nulla finché non sentite il rumore di archi che si tengono. No, che tornano. Ho azzeccato il nome, era che le brombor. Bello. Che le brombe. Che le brombe. È un pronipote che le brimbor, ma... che dolore. Uno degli elfi che conosce Aragorn e che conosce anche Gandalf, dato che alleluia, non lo dico, ma si fa avanti e vi dice: credo che la nostra signora vi stia aspettando. Pareva di no, allora. Il fatto che lei vi stia aspettando non vuol dire che voi non dobbiate aspettarla. Non l'ho capito. Neanche io. Le passo a mio marito. Padron Frodo, tenga! No, aspetta. Il nostro amico elfo ci sta dicendo che la nostra ospite è una persona molto importante e noi dobbiamo essere molto educati con lei e grati della sua ospitalità. Grazie. Ma certamente lo siamo, vero? Sanvisa Genji. C'è da mangiare? In quel caso moltissimo. Tieni, ti passo un lembas che non sai bene da dove è arrivato. Non da Aragorn. Gli do una bacca. Guarda la bacca, prendi una bella bacca, lanciami una bella bacca. Scusate, c'ho le bacche, c'ho un problema da fin di me. Sono buone, sono buone. Te ne do 3. No, mangiare subito a testa. Mangiare subito. Sì, a lui solo. E a me? Finita. E Merry? Ce ne saranno altre. E dell'embas? Le mangi tutte e tre? Certo. Tutte e tre erano in digestione come minimo. No, è un hobbit, è satollo. Okay. E poi sono 6, ma tra tutti, scusa, è quello che ingurgita più merda. Sì, ma ti tengono il dito per un giorno, sono colazione, pranzo e cena. Vuol dire che domani non la sistemi la mattina dopo il caffè. Vuol dire che è un pasto normale di un hobbit. L'asciura elfica? L'asciura? L'asciura elfica, certo. Il barone asciura. Seguitemi. L'elfo inizia ad andare attraverso gli alberi e voi iniziate a notare i piccoli dettagli che vi fanno capire che questa non è una foresta ma una città. Quindi scale, case nascoste tra le poste, tra le fronde, fila alle poste, la ZTL, parcheggi gialli. E buon anno. Iniziate a sentire anche una musica riempire l'aria. No, sempre la stessa. Siamo low budget. Low budget. Abbiamo potuto comprare solo quella. Questo tipo era una... Sì, ma doveva essere il lamento di morte. Lei guarda, ti senti poco bene. Lei esce e fa Ganda? E dov'è Legolas? Mi manca qualcosa. Cosa gli ha dato a Legolas come dono? 9 compagni sono partiti, 8 ne sono arrivati. Il conto torna. Allora, Gimli un capello. Ma veramente siamo Gimli l'aveva fatto 3. Una ciocca di capelli, ciocca con 3 capelli perché è un rimando a una cosa del Silmarillion. A Sam i fiori, agli altri hobbit c'era la luce. No, a Sam la luce. No, sì, no. Sam i fiori e i semi per la corda. No, la corda e i semi. Sì, la luce a Frodo gliel'aveva data, sì, ok. Infatti la usa contro Shiloh. Ah sì, la usa Sam. Sì, ma perché sì, ma a Legolas gli aveva dato dei coltelli e è vero. A cosa? A Legolas? A Legolas, coltelli e arco. No, a Legolas che è tipo il nipote gli aveva dato tipo i calzini, per esempio. Sì, il maglione di Natale. Il maglione di Natale. Aragorn a pipa perché un già ti zompi mia nipote. Esatto, guarda la settima sciarpa che mi regali. Una scatola di preservativi. Già, no, perché qua guarda che se rimani incinta una volta te lo tieni tutta la vita, è lunga. Preservativi di Mitri, rimane neonato per tipo 500 anni. Quindi i pugnali e la roba si rivende da Gandalf. A Boromir aveva dato i bracciali. Ci scambiano l'arco con un altro arco. Sì. Ciao Legolas. Cioè, allora nei film è un cazzo, però. No, era Boromir di bracciali, infatti bracciali che poi si prende Aragorn quando muore Boromir. L'ho fatto apposta. Oh Boromir, prendi quei bracciali, se no ti stanno. Stanno benissimo, sono proprio della mia miseria dell'altro misura. Oh, poi glieli lasci, dello stesso colore dell'armatura lì. No, non prendere quelli argento, prendi quelli piottone che stanno come la giacca. Ma mi sono un po' di merda, non trovi? No, bellissimo. Stringono un po', non ti preoccupare, benissimo. Aspetta, fammi ritornare. Che poi quando li lavi si allargano. No, dopo qualche giorno di uso si allentano. Vabbè. Sai che davvero parata? Non mi ricordo che cazzo gli abbia dato. La nipote gli ha dato la pacca sulla spalla. Mi ricordo anch'io, sì. Il suo benestare. No, vabbè. No. E vi fanno mangiare, vi fanno riposare. E in realtà passa quasi interamente la notte. Parlare e raccontarvi storie di come siete arrivati qua. Gli altri elfi sembrano abbastanza interessati. Quindi avevi incontrato Galadriel? Sentire le vostre storie, i vostri racconti. Galadriel non si è ancora fatta vedere. Si è fatto vedere Celeborn, di poche parole come sempre. Ma non ce ne frega niente di Celeborn. Ma le va a dire che vi dice: dov'è Legolas? Vorrei tanto parlare con lui. Anche noi vorremmo. Prego! È lì! E vi chiede come sta Elrond, la famiglia, tutto il resto. Ma guarda, credo bene. È un gran burrone. Che buon vino. E passata la mezzanotte, Galadriel arriva. Fate un... Allora Aragorn si cucca un fodero per la spada. Per la spada del Cavaliere Verde. Il fodero è quel fodero. Mi raccomando, Aragorn indossa il fodero. Oh, qui c'è scritto. Ma io volevo i bracciali, non ti preoccupare. Aspetta. E poi la gemma a forma di aquila verde, che è il simbolo che gli elfi lo riconosceranno come re quando lui diventerà re. Il simbolo. Anche c'era bisogno del simbolo, capito? Cos'è che devi tirare? Tirate un dado da 20. Perché sanno che Gondor perde l'erede. Scusa. Secco. Siamo in una foresta, ho il vantaggio? No, perché non è una prova di... è solo culo. Cos'è che dobbiamo non è per svegliarsi. Non diventi così. 1, no, 12. 13. 14. 20. 10. Siete tutti svegli quando arrivate lì. Galadriel 3. Yes! Tutti svegli. Ma Babbo Natale non arriva. Io, come si dice, cercando di non farmi vedere col bastone, do una picchiata a Pipino. Che si rigira dall'altra parte con una coscia di pollo. Poverino. Non gliel'hanno servito, ma lui esatto, ce l'ha. Non si sa dove l'ha presa. C'è un elfo senza una gamba. Vuoi che gli dia una svegliata io? Con cosa? Con garbo. Con garbo? Non Greta, Chi è Greta? Due pedate nelle reni a testa. Si rigirano dall'altra parte e continuano a dormire. Non si svegliano. Messer Gimli non credo funzioni. Se un hobbit dorme. Va bene, posso tagliargli la testa allora. Se un hobbit dorme. Se un hobbit dorme e si sveglia mentre gli tagli la testa, succedono brutte cose, dicono. Giusto, padron Frodo? È vero, si può mangiare. Sempre appetito. E parte in genere dal basso. E nel suo caso vuol dire che prende tutto. Fa dello spirito. Galadriel non dice nulla, fissa Gandalf. Non ridita. Quei coglioni. Tira fuori anche lei un coglione. Esatto. Poi lo chiude e decide di fare il buon viso al cattivo gioco e dice Gandalf. Innanzitutto no, ti chiama Mitrandir. Mitrandir, beh certo. E ti parla nella mente e basta. Ok. Bestemmioni come se non ci fossero domani, sa. Quindi noi vediamo non che cosa. Essere... Voi vedete solo squadra. Galadriel che arriva, si siede in mezzo a voi e fissa Gandalf. Mm-hmm. Io sono in un angolo nel buio con la pipa e il cappuccio tirato. Cosa sento? Che ti dice quali novità porta il consiglio? Questa compagnia secondo Otto dell'anello porteranno l'unico anello nelle fauci del Montefato e si sbarazzeranno di questa minaccia definitivamente. E quanti di loro cercheranno di uccidere il portatore prima che arriviate a destinazione? 1, 2, 3, 4. Allora, io faccio una prova di Ragnatela di inganni. E se sei d'accordo, se mi passa, ho un sospetto su Boromir, altrimenti. Cioè. Io mi cago. Tutti ce ne non male, ma che cazzo? 17 più intuizione 9. Quindi 17 più 9 ho fatto 26. Allora, Boromir è quello che più evidentemente di tutti non lo vuole necessariamente distruggere, ma lo vorrebbe usare per portare a re. Oltre a Boromir, comunque. Tutti siete abbastanza a rischio. Esatto. Beh, io perché questo lo sai da quello che hai letto prima di andare a chiedere a Saruman. Ma che cosa ne pensi dell'anello? Sbam! Beh, teoricamente tutti in teoria gli hobbit sono quelli che sono meno a rischio. Esatto, sono meno esatto. Perché non hanno ambizioni. Infatti, però rischiano comunque. Cioè, anche Gollum era un hobbit. Non sì, ma lui ce l'ha avuto per centinaia di anni. Ma infatti ha resistito benissimo. Cioè, è messo benissimo. Beh, per averlo me l'ha tenuto 2 minuti e già è sbroccato di brutto e mi ha preso i miei battagli. No, gli hobbit sono resistentissimi. Sì, di questa perché anello. Non hanno grosse ambizioni. Aragorn è pericolosissimo con l'anello. Per lui vorrebbe. Beh, ma anche Gandalf con l'anello. Gandalf, sì, lo dice. Infatti, è terribilmente pericoloso. Beh, infatti, durante quando parla con Frodo, cerca di superare la prova verso se stessa. Infatti, io le rispondo. E se la mena da sola, tantissimo. Sì, ho superato la prova! No. Sarò una grandissima e terribile regina! Ho superato la prova! Frodo sgozzato. L'influenza l'influenza dell'anello tu non puoi parlare nella mente ah no? No beh lei ti parla normalmente l'influenza dell'anello è forte su tutti noi chiunque voglia usarlo per fare del bene e faccio girare lo sguardo su tutti singolarmente mi soffermo su chiunque Boromir compreso Pipino e Merry si rigirano nei loro mantelli io smetto di affilare neppure gli hobbit che come abbiamo visto sono coloro che riescono più a resistere al richiamo dell'anello ne sono immuni, come ben sapete, visto che mi avete mandato a cercare l'Hobbit perduto. Nonostante questo, il giovane Frodo si è dimostrato finora molto stabile e mentre stabile, mentre lo vedi che lì che sta facendo scompare. Non ci sono, non ci sono. Homer Frodo, eh? Non ci sono, non ci sono. Si stanno creando dei legami molto positivi fra i membri della compagnia, soprattutto fra Gimli e l'arco di Legolas. Sì, c'è qualcosa che non va, se potete aiutarlo. Avevo anche un pessimo sentore riguardo alla nostra attraversata delle montagne, ma per qualche ragione le abbiamo passate in Golumi. Quindi questo è stato il tuo potere, Gandalf. Beh, Mithrandir a farci passare non solo il suo. Beh, oh, c'è un cenno con il capo. Grazie mille. Mi viene da dire che in qualche modo pare che l'anello fosse destinato a Frodo. Se non l'avesse trovato Bilbo e l'avesse strappato dalle mani di Gollum, adesso non sarebbe nelle sue mani. Quindi, per quanto la cosa possa sembrare difficile a Frodo durante alcuni giorni, questo mi risulta come un pensiero rassicurante. Noi l'ultima cosa, noi adulti che sappiamo di Gollum, siamo adulti anche noi. No, noi adulti. No, stai facendo un riposino. Stai facendo un riposino. Io sono l'anello di congiunzione tra l'adulto e il non adulto. Noi adulti, l'ultima cosa che sappiamo di Gollum è che è stato catturato, torturato e urlato con Tea Beckins. Esatto. Ok. Sì. Anche perché non vi ha seguito nelle così bene. Anche perché non vi ha seguito nelle miniere, quindi. Esatto. Chissà dove è adesso Gollum. E Galadriel dove farò e Legolas. Sarei una tessola regina. E Legolas. Che cosa intende fare il portatore dell'anello? E quando te lo chiede? Quando arriviamo con la barca. Ah, rispondi e poi ti faccio fare un bel tiro di... Vedo viaggi in mare, in fiume. Vai. Prende in mano l'anello. Vediamo se riesce a fare il terzo fumble di qui. No, no. Vai Ali, terzo fumble. Nazgul che scende sul bosco. Fa l'anello questo, si sì, funziona così. Il mio desiderio è portare l'anello e distruggerlo. Ok, fai io però intanto un bel tiro di, contro la corruzione. Ti prego, fumble, ti prego. Hai sempre prego. Il vantaggio. Sempre ti prego, no, no, non ce l'ha il vantaggio. Sì, ce l'ha il vantaggio. Devi fare due favole allora. Minchia. No, non è andata proprio. Non preferiresti darlo a me? Possiedo già un altro anello del potere. Due non sarebbero un peso. Mi hanno detto di non darlo a nessun altro. Sei veramente sicuro di tutto questo? Se qualcuno di loro avesse bisogno del potere dell'anello? E se tu morissi, chi di loro prenderebbe l'anello? Sam. Ne sei così sicuro? Che culo. Certo. È sicurissimo! Uso il mio potere e compaio accanto a Galadriel. Questi hobbit sono così coraggiosi che se Frodo dovesse cadere, Sam, anche se non può portare l'anello, porterebbe Frodo direttamente nel vulcano. No, legate una catena al collo. Quello è un sogno, cioè altro che bling. Voglia. Quello è veramente quello che succede. Sì. Ma se non posso portare l'anello, posso portare voi. Allora sta facendo il foresight di tutto. Se ha veramente un potere che lo fa essere sempre di fianco a Frodo, basta che lo leghi a un'asta sufficientemente lunga a 8 metri da lui e per continuo spostamento spazio-temporale si ritroverebbe velocissimamente a destinazione. È come il Peasant Cannon ma con gli hobbit. Esatto. No, sai qual è il problema? È che io mi trovo sempre vicino a Frodo, ma Frodo non si trova sempre vicino a me. Aspettate, siamo in quinta edizione. Siamo in quinta edizione, possiamo fare il Peasant Cannon. Certo. Va bene. Possiamo fare, vero? La mela Marlene. Se abbiamo abbastanza persone. Sì. Prendiamo gli elfi qua. Li mettiamo tutti in fila fino a Mordor. In un round. Facciamo preparare l'azione a passare Frodo. Esatto. Basta, abbiamo fatto. Noi ci passiamo. E tutti in 6 secondi fanno un chilometro. Quindi sai che velocità c'ha più? Per chi non avesse... 6 secondi fa infinito. Allora, esatto. Beh, no, per... infinito è il numero delle persone che c'hai a fare la fila. Sì, potenzialmente infinito. Momento super quark, però... perché potrebbero non sapere... Cioè, perché c'è qualcuno che potrebbe non sapere. Abbiamo raccontato del present canon già altre volte. Ah, allora va bene, allora va bene. Quindi se sono degli ascoltatori fedeli di Fumble... se non lo sono, hanno smesso di ascoltarci. No, ma altrimenti cercatelo su Google, è la prima risposta che vi viene se cercate present canon. Buon viaggio nelle miniere di Moira del... Del D&D. Le miniere di Moira sono quelle di una cultura. Esatto, esatto. Io pensavo a quella delle Parkers in tema con Clotas. No, sono miniere piene di elefanti. Esatto. Maltrattatissimi. Elefanti clown. Esatto. Glitter. Glitter Duster. L'ho scavato troppo profondo. Esatto. Ed è uscita Moira. Cioè, miniere di Moira. In anni hanno scavato troppo a fondo ed è uscita Moira. Esatto. Fuggite, short! Esatto. Comunque, mentre cade col bastone. Esatto, sulla cofana. E qua. Ho superato il test. Galadriel vi guarda e vi dice: se queste sono veramente le vostre intenzioni, credo che ce la farete, ma vi devo chiedere di allontanarvi questa notte dai boschi di Lorien. Di allontanare Boromir anche, ma beh. Questa notte o il prima possibile, anche ora se siete in grado di farlo. Ci siamo rifocillati e ci siamo riposati. Non credo che gli altri elfi abbiano una forza di volontà così salda da resistere alla tentazione. Non ci tratterremo oltre. Ma se riesci a svegliare Merry e Pipino sei veramente un mago. In piedi, Pellegrino. Semvise, questo è il tuo compito. Pellegrino. Ok, adotto la tecnica... Falco Pellegrino. Padella contro tegame sull'orecchie. Svegliando tutto il bosco. No, ma non il tegame sulla pentola. Cioè, no, proprio così. Uno da una parte e uno dall'altra. Sveglia, Merry, Pellegrino. Pellegrino a Tucche e Mary a Duck Brandybuck. Sì, buongiorno. Così sembra. Un po' di scombussolamento. Beh, come quando usi il nome di mezzo per chiamare qualcuno. Roberto De Luca! Che cosa pensi di fare? Tu ti svegli? Sì. Mary si sveglia. Già no. Il tempo di colazione? No, non è giorno. Ti passo un altro Lembas. È notte, comunque dobbiamo partire. Spacciatori di Lembas. Beh, siamo appena svegli? Sì. È ora di colazione. Si siede e inizia a mangiare. Beh, avete ragione anche voi. Con crema di nocciole spalmabile. Apra un pentolino che mi era rimasto dentro dello stufato di cervo. Ah, buono lo stufato di cervo. Certo che buono, scaldo anche per lei. Certo. Potremmo desiderare in... No. Che vomita perché lo stufato di cervo alle 4 di mattina. Potremmo desinare in barca. Purtroppo dobbiamo andare. In barca? Ah, la barca, la famosa barca. Contento della barca, Frodo? Sì. Bene. Ho sempre desiderato andare in barca. Qualcuno di noi sa nuotare, io no. Io no. Neanch'io. Bene. Speriamo di non fregare. La buona notizia è che in barca non bisogna saper nuotare finché non si cade. Esatto. Quindi, e se cadiamo? A quel punto bisognerà saper nuotare. Secondo me gli hobbit galleggiano. Sì, anche per me. Le storie come gli stronzi. Mi hai tolto le parole di bocca, Gandalf. Ho dei cugini che caduti nel brandivino non ti direbbero. Io sono caduto nel brandivino da piccolo. Hai detto che non sai nuotare. Sono caduto. Sì, ha perso ossigeno. E mai più recuperato. Infatti, vicino a mega forza. Signor Ghibli, lei è veramente confrontational. Confrontational? È una parola che impara Hobbit. È una parola Hobbit. È Mandaloriano. Legolas, che dici? Andiamo? No, è Numenodoriano. Numenodoriano, esatto. No, Numenoriano. Numenoreano. Certo che fai. Vabbè, mentre mangio una bella fetta di Lembas con la Nutella... La Nutella è della Contea, ovviamente. La Nutella, sì. 20 di dado in intrattenere. Pensavo a spalmare la Nutella. Inizio a cantare delle canzoni sconce Hobbit da osteria. Benissimo. Però bellissime. Quella Nutella come tema. Esatto. Degenerano molto velocemente. Le osterie con i numeri, va bene. Buttala giù, buttala giù. Prendi tutta. Mangialo, mangialo, mangialo. È meglio. Vabbè, molto meglio, ma va bene. Buttala giù, prendila tutta. Non no, no, no. La canzone fa, il Lembas fa cantare e l'acqua invece no. Va bene. E tutto questo, io non mi ricordo questo. Che cazzo succede dopo. Dov'è che dobbiamo andare? Non mi ricordo più. Da... Prendete le navi dopo che Galadriel vi fa dei regali. Giusto, cosa ci dà? Per posta ci rimane il catalogo Ikea. Molto bene. Esatto. Ci dà Sfrotnar e Sbarux. Un bonus Amazon di 25 euro che Gandalf spenderà passando dall'Indie Fumble, ricordiamo. Adesso vediamo i... Com'è che si chiamano i due fascistoni? No. I due fascistoni. Gli Argonaut. Gli Argonaut. Gli Argonauti sono di un'altra mitologia. I due Argonaut. Gli è stronzo Tolkien che li chiamò qua. Esatto. Vedi? Gli antichi re! Se ci fosse come cazzo si chiama? Legolas. No, Aragorn ti direbbe che quelli sono gli visto che andava nell'ombra. Ti direbbe che quelli sono gli Argonaut, ma sta fumando la pipa. Sto vedendo altre cose. Sarebbero gli Aragornart? No, gli Argonaut sono gli antichi re che governavano questo posto e hanno fatto grosse statue. Non mi ricordo quel pezzo del libro, onestamente. Ma perché hanno fatto grosse statue? Perché piccole avrebbero fatto cagare, non avrebbe visto nessuno. A piccole non fa cagare. Pardon Frodo, sta insultando gli Hobbit. Vise, quello che sto dicendo. Una barca solo di Hobbit. Solo gli Hobbit che sanno navigare benissimo. Ma stavo parlando dal punto di vista degli umani. L'ego degli umani, è spropositato e quindi loro devono cercare. E quello è il problema. Assolutamente. Infatti, se voi aveste fatto delle statue degli Hobbit, sarebbero state dimensione Hobbit. No, perché tanto lo sanno tutti che gli Hobbit non hanno bisogno di proporzionare per altri motivi. Sanno tutti quanti che. Io non sono umano, io sono. La regola delle. Esatto. Io non sono un umano, sono un stregone. Per gli italiani non l'abbiamo mai capito. Sono nato da una cospirazione di buone intenzioni che mi ha materializzato esattamente in questo modo. Una cospirazione di buone intenzioni? Assolutamente sì. Che ha detto? Mi sono aggirato per la terra di mezzo e la prima cosa che ho pensato è stato ho bisogno di un bastone. L'ho trovato e ora sono completo e distruggeremo l'anello. Quello forse era usato, ma fa niente. Una volta che l'ho tolto, ok. Dai, sto scherzando. Cerchiamo di avere un minimo di buon umore. Volevo fare una fustorinata. Ultimo viaggio. Siete partiti con le barche. Bomba. Questa volta fare faccio la guida? Io. Faccio io. No, tu che lo sai fare la guida. Ma possiamo portare le barche in una foresta? No. Beh, c'è l'albero maestro. Ma perché queste barche? La barca all'albero. Non vale come foresta. E comunque no, non ha l'albero. È a remi. Stavamo giusto finendo. Dado da 12, scusa. Dado da 12. Comunque tutte birre buonissime. Quella mia era stupenda. Sì. Questa come mi sa che la prova, non la provo. Io la provo. Vale o non vale? Vale. 5. Meno 2, 3 più 3, 6. Non sarà troppo? No, più 5. 8. Ok. Ma dai, aiuta. Niente, la guida è fallita come sempre. Andate da 12 più 3, avendo più 5. Quanto ti fa più di 10? Cioè, in questo caso sì. Che merda. Allora, poi c'era una cosa di osservazione. Esploratore, furtività o indagare? Faccio io. Boia de. Dai, faccio io. No, Frodo, mi raccomando, se devi esplorare non metterti l'anello. Cheat. Fanboy. È un D20. Ha fatto 18 su 12. Perfetto. Un incredibile risultato. 11. No, con 12 è forte. Quindi ha fatto Alice. 17 tanto. Meno 2. Come meno 2? Sì, perché lui ha fallito. Ok. No, meno 2 di base. Ha detto Claudio. Abbiamo un fisso per via dei fallimenti di prima. Per via del fatto che qualcuno vi sta cercando. Esatto. Posso provare la birra? Come no? Ok. Quindi l'esploratore, in realtà state seguendo un film, quindi non doveva essere particolarmente difficile, ma Ma Aragorn è riuscito a farglielo lo stesso. Grazie alla guida. Basta Pippa. Io ero la guida. Vi tenete su un lato del fiume, abbastanza vicini agli alberi, quindi nel caso doveste vedere degli orchi fareste alla svelta nascondere le barche e voi stessi, invece che passare in mezzo dove tutti vi potrebbero bersagliare di frecce come... Se poi ci fosse un domani. Di Boromir ce n'è uno solo, dovevamo farci scuola tutti dietro a lui. Giusto. E chi vuole fare la vedetta? Ci mettiamo in fila. Come i predoni Tuscan. È sempre andato da 12 anche per te. I predoni Tuscan sono quelli che fanno la pappa al pomodoro. 6. Io 4. Qui mi viene un po' peso. Beh, arrivate fino a dove potete arrivare con le barche. Vi sembra che nessuno vi abbia seguito o vi abbia visto. E sta iniziando a scendere la notte. Siamo circondati, quindi. Bene, non c'è nessuno, siamo passati inosservati. Stuc. Aia. Esatto. Mandate Boromir a prendere la legna. Esatto, Boromir, esatto. E torna con un cervo. È già un istrice. Esatto. Andate a cagare. No, la legna ce l'ha. Un sacco di frecce nella schiena. Oh, Boromir ha preso di nuovo la legna. E perché sei travestito da istrice? Boromir ha preso di nuovo la legna e dei bracciali. Che belli bracciali. Tra l'altro è l'unico professore psicologico del libro. Sì, è vero. Povero Boromir. Quindi. In realtà è uno dei miei preferiti. Boromir è il poveraccio. Nel film da lì in poi è proprio venuto fuori, dice, del... Sean Bean. Sì. Cioè che deve crepare. Sì, però rimane che in realtà Sean Bean è stato uno dei migliori interpreti. Io l'avrò detto già un milione di volte in qualche puntata, ma c'è un film che ho beccato a caso mezzo post apocalittico dove c'è Sean Bean che muore, ma alla fine si scopre che in realtà non era morto. Però è morto lo stesso. No, alla fine no, è vivo. E difatti io ho detto non è possibile. Ma muore anche nelle sci-fi dove c'è la società che annulla le emozioni per primo. Cioè, bravissimo. Cioè muore lì, muore in qualsiasi cosa per primo. Nel nuovo Hitman è uno degli obiettivi. Devi uccidere Sean Bean. Esatto, cioè, l'avevamo fatto apposta lì. Dai. Anche nella serie dei medici. È vero. Che il capo della famiglia pazzi. E quindi finirà malissimo. Grazie delle voci dell'anello dall'orgione là dietro. Se guardate sotto i sedili c'è un regalo per voi. You get a car and you get a car. No. Purtroppo no. Però quindi scendiamo, iniziamo a fare il campettino per riposarci. Che cosa volete fare? Chi vuole fare cosa mentre vi... Io faccio almeno 2 turni. Io preparo la cena. Io sono un super uomo. Io invece... Io scavo una fossa. Io ho un presagio di morte. No, Boromir è dopo. Io sapendo ma io ne lascio una delle misure. Io ne lascio sempre una pronta, non si sa mai. E chi mette le misure di Boromir? Ma perché a prendere le mie? Perché sei più grosso. Quindi 2 metri. Perfetto. E comincio a scavare. Non è che si scrive figlio di Denethor. Figlio di Denethor. Io invece voglio castare protezione dal male. Cioè, nel senso, voglio... Dov'era Gondor? Raccontare una storia tutta quella parte della trama. E dato che non dovrei essere qui, ma ci sono, e che l'ultima volta è finita merda perché non c'ero, perché io sono importantissimo, casto protezione dal male nella speranza che le cose vadano meglio. Redimici. Io invece faccio delle good berries e poi faccio il primo turno di guardia e poi l'ultimo. Io penso le voci dell'anello e il fatto... Io metto l'anello. Tutti possono essere corrotti dall'anello, compreso... Io provo a vedere se con l'anello mi posso specchiare. Devi fare così. Tra l'altro senza specchio. Allora, Aragorn che stava facendo i turni di guardia. Ovviamente io sono nella parte dove c'è la foresta. Fai, chiaramente, sì. Mi accanto a un albero. Quant'è di percezione passiva? Passiva? No, beh, non passiva perché stai facendo attivamente la guardia. Turno. E siete nella foresta. Di vantaggio. 20 di dado e 20 di dado. Doppio 20. Boro mi sta per morire. No, Boromir, ho fatto doppio 20 più 5, 25. Senti che in realtà ci sono una decina di creature intorno a voi e quando senti scagliare la prima freccia riesci a spostarla senza quasi nessun problema con... Desti! Compagno dell'anello! Purtroppo non è questa Boromir. La notte! È uscito Boromir. Purtroppo deviando la freccia colpisce Boromir. Desti! Iniziativa! A te Oden, non è la frase tua quella. Ma non c'è, abbiamo saltato tutta quella parte. La salteremo. Fumble! 17! 20! Meno 1, 19. No, 20 e 20. Ah, ok. 20. Bisogna sottrarre qualcosa, almeno 2. No. 13. Devi guardare qui a iniziativa. No. Se vuoi. 18. Se vuoi togliere della... La voglio togliere. Esatto. Se vuoi chi è che aveva fatto 17? Io ho fatto 13. Gandalf ha fatto 18. Sì, ma cazzo... Sempre ultimo comunque. No, sono ultimo. No, lui è Gandalf mi sa che a fare quella grossa. No, tu sei terzo. Messo l'anello per caso. E... 14. Stava facendo questi rumori forti della porta. Non vedo nessuno. Non vedo nessuno. No, ero io, stavo cagando. Gimli. Lo sai, le piramide. Ci bombardano! Questo fetore! Da un lato c'è il fiume, quindi scappare da quella parte è impossibile. E dall'altra siete praticamente accerchiati da una decina di urukai. Alcuni di loro hanno l'arco, ma la maggior parte ha una spada. E ce n'è uno un po' più grosso degli altri con un arco. Ce n'è quello che ti ha lanciato una freccia prima. Siete sicuri che qualcuno abbia l'arco perché hai visto una freccia volare. E le frecce non sono le frecce che avrebbe avuto Legolas se fosse stato con voi. Sono larghe come un tronco e lunghe un metro e mezzo. Quindi... Patriot. Okay. Una freccia Patriot. Aspetta, ma io non dovevo perdere. Guardiamo il copione. Beh, vabbè, io... Ancora un tiro! C'è scritto... Coprimi Legolas! Pianto l'arco per terra e parto la carica di quello che lancio frecce. Vai. Mentre corri noti che hanno una cotta di maglia. Mentre non... sta facendo... Supa. Adesso su, scusa. Perché è un attimo che l'aria. Esatto. Devo tirare di 20 più il tiro per colpire che è dove c'è scritto. Ah, ok, 25. Preso. Allora, un di 12 più 4. 8. Ricordati che per devi il tuo morire. Coso, se fai 1 o 2 con il danno dell'arma ritiri. Sì. Ah, bello. Quindi hai fatto 4 più 8. Frodo e Sedobran Gocce. Molto bene. il mago da prendere lontano. Esatto. Perché è verde. Questa era sempre una citazione. Ah, sono prima io perché ho la distanza più alta. Non ti incazzare. Così puoi tirare allora, io mi nascondo. Ti nascondi o metti l'anello? Perché... allora, tento di nascondermi. Se dovesse essere veramente in pericolo, che se sono circondata, mi metto l'anello. Perfetto. Fai un tiro di nasconderti dietro la sua di merda e poi. Esatto. 3. Grazie Alice. Ho fatto 9. Vedi che qualcuno ti sta seguendo con lo sguardo indicando là. Scusate. Sta usando l'alberino di Aragorn. No, esci tu. Vorrei sfruttare una cosa che per me è un bug. Sono sempre attaccato al culo del mio padrone. Ho fatto fumble, sarei ultimo. Ma continuo ad essere ultimo. Continuo ad essere ultimo, non faccio un cazzo. Come hanno fatto gli obblighi. No, peggio. È una... Cerca di nascondersi, l'orco lo vede, corre, io in realtà ero ancora sdraiato, non mi sono alzato e quindi mi sono mimetizzato col terreno, inciampa su di me l'orco che va verso di lei. Lui. Esso. Fai un tiro di dado da 20 culo. 10. Quindi una chiappa sola. Ok, va bene. Completamente neutro. Sedobren, che vorrebbe in questo momento trasformare una meravigliosa fanciulla in un ramo secco, ma non può perché non ci sono meravigliose fanciulle. Innanzitutto, noi siamo ancora all'interno del cerchio di protezione dal male? Sì. Bene, quindi innanzitutto dico a tutti che fin quando stiamo qua dentro non ci possono fare. Ci bucano con le frecce. Beh, io sono uscito. In mischia. Non possono entrare, ti possono attaccare. Okay. Possono sia entrare che attaccarti. C'hanno uno svantaggio. Non sono fantasmi o non morti. Creature di una precisazione. Nel manuale dell'avventura della Terra di Mezzo non ci sono incantesimi. E nessuna delle classi che ci sono dentro ha gli incantesimi. Ok, quindi Protection from Evil che fa? Perché ti ho dato un talento del manuale base di Dungeons. Ok. Beh, allora io dico, come si dice? Io ho trovato le bacche. Beh, io dico, in realtà l'importante è descrivere la cosa non in termini di D&D. Mi alzo, faccio guarda bumba la balimba. Ok, allora io guarda che belle bacche che ho trovato. Esatto. Allora, io estraggo Glamdring e dico, che è illuminata di blu, perché ricordiamolo, anche quella si illuminava di blu, e dico a tutti, state vicini a me, la luce di Glamdring ci proteggerà. E intanto quello che faccio è con il di nuovo fare bruttissimo agli orchi. Sollevo il bastone e cerco di far desistere qualcuno di loro dall'avvicinarsi, ma soprattutto dallo scagliarci delle frecce che ci farebbero molto male. Via. Ha fatto una merda. 18. Picchiare la tua scena in questo momento. No, aspetta, intimidire più 5, non più 9 come era. Quindi 13. Hai fatto un po' un merdino. Sembra un po' il vecchietto che minaccia i giovani al campetto. Se fossi Angus avrei fatto 42. Se fossi Angus avrei fatto 42. Sarebbe stato il fastidio durante la notte. Stai scherzando? Sai che fastidio mi sarebbe salito? Esatto, erano le 10 e un quarto. Qua si vedeva la vista dall'alto e si vedeva. Eri già a letto da 3 ore. Ma malfastidi che mi scorreva potente. Esatto. Sì. Vedi che si tengono abbastanza lontani, in particolare da te. Ah, bene. Comunque si vede che percepiscono che c'è del friccicore. Voglio dargli enfasi a questa sua azione. C'è adesso. Enfasi a questa mia azione, quello lì grosso. Punto un dito, tu sarai il mio bersaglio. Ci sono davanti io, ma non mi vedi. No, Huntersmark come azione bonus e gli tiro 2 frecce. Ah, niente scena alla Sherlock Holmes stavolta? No, perché qua perché non so come va a finire. No, perché finisce solo in figure di merda. Guarda, quando impara facile. Mamma che rischio, mamma. 15? Si sposta senza nemmeno fare veramente il gesto di buttarsi di fianco. Fa solo Ma scusa, il marchio che cazzo ti dà? Più danni, 17? Non ha scudo, non può avere più di 17. È un mostro. Ce l'ha. Tiene cuore italiano. Capitano degli Uruguay. Allora fa way. Esatto. Era una processione a San Gennaro e si stanno spostando. Basta, fine. Gli Uruguay. Beh, a questo punto lui lancia le sue frecce contro di te. Su Boromir. Ci sono sempre di fronte a io. No. Una sola. Grossa così. Faccio anch'io, faccio perché... Ti ricordi? No. È praticamente un palo. La freccia Patriot. 1. 17 più 5, 22. Direi che mi ha preso. Colpisce Boromir. Ti trapassa e colpisce Boromir. Ti manca e prende Boromir. Colpisce Boromir. Lo trapassa e cerca di Boromir. Sono 7 danni. Aia. E fai un tiro di forza. Un tiro salvezza di forza. Come 7 danni? Aia. 4. Aia. 9. Aia. Vieni spinto indietro e vieni colpisci Boromir. Con la spada. Quanti 7? Cos'è? Tutte le scene portano a Boromir. Tutte le frecce portano a Boromir. Tutte le frecce portano. Sei un magnete delle frecce, cosa vuoi? Conta che erano per gli Hobbit quelle frecce del film. Esatto. E lui poi lascio crepare gli Hobbit e mi prendo la neve. Gli altri 9 praticamente lanciano una freccia. Si lanciano. Cosa hanno detto? Come trovi Boromir? Beh, basta seguire le frecce. Molto bene. Gli altri orchi si avvicinano. Facciamo spazio ai nostri ospiti un attimino. In 3 a Gimli. Uno a Legolas. In 3 a Frodo. Sì. E gli altri cambiano le armi e prendono le frecce e sparano. Però vorrei far notare che noi Hobbit dovevamo essere presi incolumi. Sì. Sti cazzi. Ti stupreranno, ma nessuno mi ha cagato. Attacchi di opportunità non ci sono più. Sì, se escono da dove escono, infatti. Beh, qua dietro è uno svantaggio comunque colpirci tutto il resto, so. Quindi ci tireranno delle frecce da fuori. Ottimo. No, loro non lo sanno. La 20. Sembra che lo sappiano. Preso. La 10. Non preso. E la 12. Questo? Non preso, ho preso uno questo? Solo. Ho preso uno solo. Ti fare un danni. Discorso prima di picchiarci, ce l'aveva tutti tipo 10 punti di verità temporanei. A Frodo 14. Preso. Sì. Questo c'è un'azione extra. Sì. 19. Preso. E l'ultimo 8. Ah no, non preso. Ti fanno 16 danni. No. Minchia. E ha 2 punti di verità. Lo spiedo. O su. Gli altri lanciano. Ne ho fatti 3, 4, ne mancano... Ne ha fatti 6 tutto? Sì, ne ho fatti 7 perché anche il bestione, ne mancano 3. 1, 2, 3. Ok. Anzi no, te che cazzo me ne frega. 1, 2, 3. Ma sono intimoriti a me. Appunto, stanno lontani. E picchiano Boromir. Te ti mancano infatti. Bomba. I due su Boromir. Ma lui è una luce, è un c'ha un faro in mano. Il radiofaromasini. Il radiofaromasini. Esatto. 18. Io lo so. Mancato. Lo so. 18 ma no. Quindi vi mancano Boromir. Cosa fa la posizione privilegiata? Ah no, c'hanno lo svantaggio a tutti i tiri per colpire contro di noi. Avevo detto. Perché l'hanno cambiato in quinta. Beh, ormai vi hanno preso quelli che vi hanno preso. Povero Frodo. Esatto. Cosa fa la posizione privilegiata? È un vantaggio privilegiata di lavoro. Sì, esatto. La posizione privilegiata vuol dire che se sei in alto non puoi perdere. No, posizione in higher ground non puoi perdere. Posizione privilegiata vuol dire che sei nobile, quindi se vai a casa di qualcuno ti riconoscono come nobile. Ah, ok. Super utile in questo contesto. No, no, però puoi provare a dirglielo. Non sapete chi sono io. Ma che lo piglio a spadate che è meglio. Questi urukai immigrati. Vado a caricare uno con l'arco, con la spada. Ah, ok. Sai, non le frecce, meglio farli fuori subito. Ah, non è che vai a caricare uno con l'arco. Sì, carica, prendi Legolas e glielo spari. Ti ha fatto un gagliardo 3. Sì. Secondo attacco. No, ho caricato, quindi niente. E così la accompagniamoli contro 10 urukai. Ti sei mosso? Che merda. Con Gandalf. Questo è un po' meglio, 22. L'ha preso. Ricorda che puoi dare l'action surge e fare altri 2 attacchi se vuoi. O curarti. Beh, facciamolo contro quello grosso, non contro l'orchetto di merda. 4. Quello già ferito? Sì, era già ferito. Morto. Vedi. Quindi il ciccione è morto. Morco. No, il ciccione. No, io ero andato contro il ciccione. Ah, ok. Allora ne hai ferito un altro. Ok. Pipino. Mi nascondo dietro Gandalf. Nascondersi. Chi è quello che diventava più alto? Pipino Merry. 13. No, uno diventava alto quasi quanto un uomo, che poteva cavalcare il cavallo. Pipino secondo. Uno tornava col cavallo addirittura. Pipino sopra Merry con un... Come Jack O'Modone. E una scopa al posto del braccio. Esatto. Sam. Io corro. Padron Frodo! Io. In realtà faccio finta di combattere con 2 armi. Non lo sto facendo, ma da una parte una padella, dall'altra la spada di Medain. E dagli una di queste bacche. Pungolo al culo uno degli Uruk che ha attaccato Padron Frodo. Gli Uruk ce n'è uno, gli altri sono orchi. Come lui non ce n'è nessuno. Allora l'orco che ha attaccato Padron Frodo E hanno tutti la mano bianca di Saruman, se vi 20. Preso. Quindi ladro, furtivo. No. Sei ladro? Sì. E allora sì. I 3 e merda 1 più. Basta. Che c'è il furtivo? È una spada corta, ho capito però. E basta, solo trigger furtivo. Basta che ci sia uno e 3,5. Ok. Esatto. Quindi 4 in tutto. Non hai destrezza? Forse no. Sì. No. Oh no. Ok. No. Bel ladro. Sì. Oh no. Sam. Sono Sam, ho abbastanza costituzione ma la finisco lì. Ci lancia con la spada per fare furtivo, ma poi fa una finta e gli dà la padellata in testa col... Infatti l'uno è la padellata. Sì. C'era anche Merry, appena prima di te, che urla qualche cosa contro gli orchi, tipo puzzate come delle mele marce. Prova a fare Vicious Mockery. Grande. Danni psichici, devo farti la salvezza loro. 3. Prendono i danni psichici e hanno lo svantaggio. Bomba. Un dado da 4, questo io. 2. Svantaggio sul prossimo attacco. Ah, un altro così. Gimli. Non ispira nessuno? Non sa ancora chi ispirare perché... Continuo a massacrare il capitano. Se riesco. Mi schifo. 7, 14. Sul capitano? No. Oh, posso fare l'attacco extra? Sì, certo. Sempre. Questo capitano è indistruttibile. Stai già banfando come... Gli colpisci le cosce ma non fa niente. No, sto Provo. Parlando con Legolas. Mi sono girato e allora, ste frecce. Attacco piantato nel terra. Potrei essere tentato di mettermi l'anello per scappare. Potresti essere tentato? 4 punti ferita. Ah, come si vede che... 2 punti ferita. Che ha accettato legalmente di entrare a fare una posturinata. Aspetta, ma io agisco con lui o dopo di lui? Dopo, perché tu hai meno destrezza di fare. Bene, ti volevo curare, ma fottiti sto. È proprio così che va nel libro. Esatto. Beh, io sarei morto. Frodo, a volte muore Gandalf, spaventato, a volte muore Frodo. Guarda intorno a guardare Gandalf. A volte sei tu che uccidi. Ti volevo curare, ma fottiti. A volte è l'orco che uccide te. Con gli occhi del terrore guardo Gandalf. Sì. E poi... devi mettere l'anello. Ah, aspetta, devo fare un tiro di corruzione, no? No, no, guarda me. Oh, come ti voglio bene, amore mio. È di famiglia. È di famiglia, però il tiro di corruzione lo fai dopo se ti metti l'anello. Allora, mi metto l'anello. Bomba. Allora così posso fare il tiro di corruzione. L'ha fatto solo per quello. E tanto se lo mette lui l'anello. Scappa in quel modo. Per scappare da Boromir. Certo. È il vantaggio. All'inizio. Ah, vantaggio sì. E poi fammi l'altro dado. Non puoi tirarlo con questo. No. 15. Okay. Non prendi altri punti di corruzione. E Frodo puff. E Frodo scompare. Puff. Puffetta. Gandalf. Io mi volto verso Frodo. Non lo vedo. Per un attimo esatto, per un attimo di grigno i denti, capendo che non lo posso aiutare, lui e le sue 2 frecce che gli spuntano dal petto. Mi ingrifo come una bestia e brandendo Gramdring il bastone. No, non puoi. No, vado a dare manforte come la specialità di Gandalf. Esatto, vado a dare manforte a come si dice a Gimli, figlio di Gloin, sovrano dei druidi, una principessa druida. Ma senti uno che ti tira, non andare, ti prego. Picchia uno di quelli. Senti un arco che ti tira e ti dice non andare, lo copro io. Proteggi gli hobbit. Anch'io ho il secondo attacco. No, suppongo di no. Il saggio non fa un cazzo di niente. Però proteggi Gloin. Allora 7 più 4, niente. Ah no, però sei andato su uno di quelli grossi o no? No, sì, sul capitano. Sul capitano. Allora no. Non sapendolo. Dopo Gandalf forse la prendevi. Aragorn si alza metà del movimento. Sì. Era comunque abbastanza vicino. Sì. Faccio una cosa. Ci arrivo con l'altra metà del movimento. Sì. Quindi prima gli tiro una freccia e correndo dietro la mia freccia provo a tagliare. Aspetta, cosa sono i dadi superiorità? No, tu sei un battle master. No, perché sulla scheda c'era segnato dadi di superiorità, ma sono i tuoi dadi di cura. Ah, ok, perfetto. Freccia. Il battle master è... No, ma so cos'è. 19. Preso. Oh, cazzo. È ferito? Sì. C'è almeno una ferita. Buono. Quindi un D8 in più. Yes. Più un D6 dell'Antesmark. Più 5. Madonna. 20 danni con la freccia. Minchia. E poi spada, la prendo con la spada. Una freccia 20 danni. Tra gli occhi proprio. Spada a 2 mani. La impugno a 2 mani e gli tiro la saccagnata in faccia. Dai. Il ranger fatto bene, non come lo faceva Manto. Hail of Thorn. La freccia però riesce a deviarmela perché ho fatto 8. Prima hai tirato la freccia. Scusa, la spadata. Ok. Tocca agli Urukai e l'Urukai butta per terra l'arco. Cosa? Tu sei dopo gli Urukai. Nurkai butta per terra l'arco, prende la sua bella spadona, anche lui a due mani, e ti attacca con quella. Bravo, non scaccerete mai il mondo degli uomini. 20 di dado. Ma svantaggio. Butto via il svantaggio, giusto. Lui è fuori dalla... Ah, è vero, siamo lui non si è avvicinato. Siamo andati noi. Quanto raggio? Il 9 metri. Io mi sono mosso di 4 metri e mezzo, allora non ci arrivavo con la spada. Beh, tu non eri al centro preciso. Ok. Lui si era tenuto fuori, gli altri si sono fatti davanti. Ma io magari non sono al limite? No, cioè, questo è un 10% che sono al limite io del cerchio? No. No, però puoi tenere il tuo abete in mano mentre ti uccidi. Profumerai di pino. Non siamo in una foresta, non ti cambia niente. Stai tirando il critico? Sì, sono 10 e 13 danni. Me coglioni. Gli altri invece hanno tutti lo svantaggio, anche perché si stanno accanendo su gente che è dentro. Alcuni si muovono proprio verso di voi, stando lontani da Gandalf, gente, ma si muovono verso... In realtà tre, su quelli su Gimli sono anche loro mezzi dentro, mezzi fuori, e quelli su Boromir invece sono dentro, dentro. Quindi quelli su Gimli, uno tira senza svantaggio, e 19 più 5. Preso. Gli altri due con lo svantaggio... prendono la 16. Quanti danni mi ha fatto? 13? Sì. Quindi è sempre 10. Ci devo fare una prova di costituzione e concentrazione l'antasmark. 19 di dato, apposta. Il secondo ti manca completamente, e anzi ferisce il suo compagno. Dopo ti faccio un second wind. Solo tu te lo puoi fare. Quello che ti prende ti fa 8 danni. Ok. Tanto l'ho preso. Passare senza tracce, silenzio, passo lungo, gran passo, amicizia in mano e Gilberry. 22. Guarda che non lancia le magie. Chi sono? 16 danni su Boromir. Sarebbe stato comodo il culo. Minchia, Boromir, fatti male. Minchia, me l'ho preso. Con lo svantaggio me l'ho preso. Il tiro più basso che ho fatto con lo svantaggio è stato 15. Claudio ci ammazza tutti. È finita la... è finito il libro. No, perché questa è la versione alternativa dove a questo punto gli orchi e gli urukai qui prendono l'anello e dicono basta Sauron, e decidono di portarlo al Montefanno, ed è la nuova compagnia dell'anello. Bello! Dove urukai e orchi. E 17. Però questi con l'arco e ti fanno 12 danni. Ma io credevo invece che lo portassero a Saruman e comincia il governo del cambiamento. Andava proprio così. Ah cazzo, allora ma quindi la contea, per quello alla fine del libro quando Saruman torna alla contea perché la prima prende. La contea, esatto, esatto. Infatti anche nel film sarà di Cavagli Alberi, esatto, siamo quindi lo posso attivare in qualsiasi momento, azione bonus, ok, quindi vuol dire sì, esatto, vuol dire sì. Ehi, primo tiro una merda, quanto una merda, 5 più 10 no, 22. Preso. Ricordati che puoi usare sia Second Wind che Action Surge per fare altri due attacchi. Continuiamo intorno a me. 3 quelli che ti hanno attaccato. E stavolta ti danno il primo. Sì, sì. No, ho sbagliato. Di 8 questo. 4 in tutto. Sì. Sì. È più 2. È quello che avevo già ferito. È quello che avevi già ferito, infatti va giù. 2. Okay. Contro l'Aragorn ne ha fatti 20. Dov'era Gondor? Quando facevo 20 danni. Secondo 21. Preso. Cazzo, sto 2. Mi dai l'altro dado? 4. Beh, no, se colpisci un altro già ferito, va giù. E ricolpisco lui, visto che non è andato giù. E niente. E 10 di nuovo. Però mi curo. Andrò da 10 più livello. Second wind. 1. 5-6. Ah, Boromir va a casa. Perché Boromir deve morire anche nella variante alternativa. Boromir deve morire. In cui persino Gandalf sopravvive. Ma Boromir. Peppino. Peppiniello. Scusi, no, io volevo l'indirizzo. Credo che uscirà alla carica da sotto il mantello di tipo da sotto il, esatto. E siccome c'è l'Urukai davanti, attaccherà l'Urukai. Ho il vantaggio perché sono non visto. 17 oppure 15. Teniamo 17. Sul capo o su uno degli altri? Sul capo, sul capo. Vai dritto davanti. Un di 6 più 1, 2. Perfetto, perfetto. Che mazzate. E con precisione millimetrica. Pic. Esatto. Scusi. Anche Merry si butta ispirando prima 1, 2, 3, 4, 5, 6. Borgo gli sta sul cazzo. Conta che me. Dai. Vero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma che ho fatto? Intanto c'è Frodi visibile che sta tirando una barca. Ah, è utile almeno. E poi prova anche lei ad attaccare il capitano. 20 di dado. Grande. Grande. Merry adocca. Con cosa? Con la spada. 5. Però. E 4, 9. Yeah. Attenzione. E 1. 12. Ha fatto più danni di 3 attacchi di Boromir. Grazie. Uccide il capo degli schiavi. C'è qualcosa di molto strano in questa versione del Signore. È stato predetto che nessun uomo avrebbe potuto uccidere il capo degli Uruk-hai. Ma io non sono un uomo. Sono solo mezzo. Sam. Frodo è sparito. Cioè sono sparito. Tu sei con Padron Frodo. Una barca sta strisciando verso l'acqua però. Esatto. E l'hai vista solo tu. Ovviamente sto correndo, sono accanto alla barca. Padron Frodo! Padron Frodo! Non so che siete qui! Anche perché altrimenti ci sono i fantasmi! Vedi due frecce che si muovono nella notte. Esatto. Vai via Sam, lasciami stare. Mi aggrappo alle frecce. Che interpretazione. In realtà usando la tecnica che hanno usato prima su Boromir per curarlo dalle frecce inizio a girarle. Stai sintonizzando la cura. Mi aggrappa alle gambe, mettiamola così. No, Padron Frodo, non andartene! Che poi spiegatemi perché utilizzava la terza persona e la prima cazzo di cane. Però. Perché quando dici you in inglese sia prima. Ma in italiano seconda... c'hanno dei problemi. Lo so. È il problema della no, fermo! Non posso proseguire se tu mi tiri! È quella l'idea! Madonna, i due più caotici. Già. Meno male che è una one shot, perché io loro due in gruppo avrei una paura fottuta. Devo distruggere l'anello, loro non possono venire con me. E chi se ne fotte di loro? Ma come no? Nessuno ha provato a rubartelo stavolta. Davvero? Io sono provato a portarla a Gondor. Vabbè. Ma nel copione c'è scritto così. Okay. Ah, vabbè. No, una copia del copione. Ma io non mi fido però del suo senso dell'orientamento, Padron Frodo. Si è perso in Villa Baggins. E tu sai dove andare allora? E no! Ci affideremo l'anello. Bella cosa! Bella scelta! Hai fatto proprio bene! Hai fatto veramente bene! Facciamo una campagna Alice e Manto giocano solo loro due. Sì, io guardo. Ma si cambiano i master a esaurimento. Ci mettiamo noi in esposizione a giro. Esatto, noi ci mettiamo sul divano ed entriamo ogni quarto d'ora. Esatto. Quando Claudio alza la mano fa... Qui wrestler, esatto. Però la storia sarebbe stupenda. Gimli. Vado avanti a provare a picchiare il capitano. È morto. Ah, il capitano è morto. Ah, è morto? Vado avanti a uccidere il capitano. No, vabbè, ci sono gli altri due. Secondo me tira contro la corruzione dopo aver visto Merry che uccide il capitano. Il primo 26. Preso. Gli orchetti hanno 12. Okay. Gli orchi, non sono orchetti. Cosa hai bisogno di questo? 5 più 4, 9. Morto. Secondo attacco. 17 più 7, 24. Preso. 1 più 4, 5. No, ah, giusto, è vero. 3 più 4, 7. Questo non è morto. Basta. Io ho fatto il mio mestiere. Però ha una testa sfondata. Bravo, Legolas! E mi giro verso l'arco. Sempre in piedi. Sarebbe stato bello se fosse stato un film di serie B. Si vedeva adesso una freccia che uccideva e poi arriva su qui e si vedeva solo l'arco fermo. Bravo Legolas. Conta comunque come uno. Esatto. Tocca Gandalf. Io curo Aragorn perché mi è sembrato quello più utile per adesso. 8 più 3. 11. Grazie Mithrandir. Mi è sembrato quello più utile. Più che altro ti dico, cioè nel senso, in realtà non è che curo, cioè anche curo Aragorn non vuol dire un cazzo. Gli dico, come si dice, il sangue scorre dentro di te. Che cazzo, com'è che sto parlando come un coglione? Aragorn, devi proteggere Frodo, devi proteggere l'anello. Distruggili. No, il mio nome è voce altro, puoi dire il nome del ragazzo, esatto. Maingo, quindi. Ok, io prendo la spada. Ce n'è uno ferito di fianco a me? Sì. Gli do una spadata a uno ferito. A qualcuno 20. Di noi, a Boromir tipo. Perché? Ha avuto ferito, ha detto 20. Sono 6, 7, 8 Mila. E 3, 11 danni. Ma ce n'è un altro un po' più lontano? Beh, non troppo lontano. Sì, quello che aveva ferito Gimli, che è un po' più lontano da me, sì. No? Allora sposto come azione bonus l'Antesmark da quello morto su di lui. Prendo la spada dell'orco che mi è appena caduto per terra e gliela lancio usando anche l'ispirazione sua. Ok. Che è come quello del lancio dello scudo per bloccare il... No, perché a quanto pare il Signore degli Anelli ognuno è competente con qualsiasi cosa, anche a lanciare le cose a caso, e lo sono anche io. No. Aspetta, 7. No. Forse. Sei nella foresta. 7, o sono nella foresta, però non sono tiro per 13. Preso. E lui. Io ripenso a quanto mi hai detto, cosa mi hai detto? Perché l'hai tirato a caso, non hai detto niente. Vai Aragorn. Difendimi! Gli tiro la cosa e sono... Anzi, quanto difendi padron Frodo. Fa un dado da 6? No, fa 2 dadi da 4. Minchia. Più la forza. In più non ho usato Colossus Slayer, quindi è 8 più l'Antesmark. 6, 10, 13, 18 danni. Andato anche questo. I 4 che rimangono, un bel tiro di... fallito. Di fallito? Beh, tiro di fallito. Il tiro di fallito. Il tiro di fallimento. Attacchi d'opportunità perché scappano proprio brutalmente. Okay. Quindi voi tre che eravate... No, sono uno a testa. Voi 4. Preso. 17. 13. È ferito? No, nessuno ferito. Soliti 4 danni. Preso. 12 danni. 11 danni. Morto. 9. Morto. 4 danni. Non morto. No, Boromir. Vede la scena, passa su Aragorn. What's up? Lo decapita, passa su Gimli. Aperto in due metà, passa su Gandalf che gli fa la spadata, abbassa la testa. Boromir fa. E scappa. Così. Che stavamo spuntata. Ma io dovevo essere morto. Non dovevo fare queste cose. E da lontano arriva una freccia, lo colpisce al cuore e muore. Bravo Legolas. E mentre Frodo e Sam si allontanano lungo il fiume con una barca per la loro crociera, finisce questa. Ma non hanno rapito i 2 hobbit? No. Non è ancora vivo Boromir, ancora vivo. E ci sono 2 Hobbit, no, quindi non ci saranno gli Ent e perderemo tutti. Esatto, avete ma no, non ti preoccupare, perché gli Hobbit che stanno andando a Mordor li giocano Manto e Alice. Ah, è vero! Il Signore Oscuro arriverà da noi a chiederci di essere ucciso o si suiciderà. Esatto. Solamente c'è il Montefato che li segue ovunque lo provatano. Temo sia una possibilità. Sì. Io vorrei giocare alla parte finale così. Perché... Temo che sia una possibilità, assolutamente. Sì. Comunque, quella che avete ascoltato era la 300ª puntata di Fumble. Grazie per averci seguito in questa opera immane e mastodontica. Non abbiamo intenzione di fermarci. Quest'anno non rifarla mai più. Questo non specifico mai più, ma poi arriveranno un sacco di novità. Ma non devo tra cui ovviamente che Alice diventa uno dei giocatori fissi di Fumble. In serio? Sì. No, però vero. Sì. Ma che davvero? Ma io ho capito che gli hai fatto solo la miniatura. No, cioè, no, che figata! No, in realtà è il contrario, non ha fatto la miniatura ma devi giocare. Quindi Manto non verrà più. No, vabbè, io te lo dico, tu stai dicendo evviva, ma se Alice prende il mio posto, so cazzi tuoi. Sì, in effetti non è che ci vada. Cazzo, fermi. Dimmi cioè. Deceptive Exchange. Deceptive Exchange. Ok, è rimasta un attimo, è pronta. è stata forgiata dalle fiamme. The concept di Make Exchange. No, non riesco a dirlo. No, è The Celtic Exchange. Ecco. Sì, grande, viva. Oltre a quello arriveranno altri giochi per Fumble GDR. Un gioco di ruolo a cui sta lavorando Claudio. Prima poi. Ah, più prima che poi. È una gestazione dei Fantieca. No, non così tanto. Beh, non è che ci stiamo mettendo molto di più di quanto ci ha messo Clotos. Un gioco di ruolo ci. È che lui ne ha parlato di meno mentre ci lavorava. Forse per quello, effettivamente. Oltre a quello, finiremo finalmente un gioco di dungeon crawling per bambini. E stiamo lavorando a una cosa che vi possiamo far vedere solo un pezzettino in anteprima, così solo perché siete voi. E se questa è la 300ª puntata. Questa è una carta, c'è scritto Monte Fuji, e quando un mostro compare in questa regione puoi scegliere di spostare la base scientifica dove vuoi. Ti lascio immaginare di che cosa si parla. Il mio cuoricino per me è uno shoujo forte. Assolutamente uno shoujo, certo, come no. La versione che stai facendo si chiama Hentai, no? Sì, Hentai. Col punto esclamativo però. Meccia dentante tentacolo. Però ce la posso fare. Hentai gattare. È rotto. Adesso meccia dentante entante e entacocce. Exchange. Esatto. Io è azzardo, ok, va. È un match senza esclusione di colpi, bene. Settimana prossima ci sarà l'ultima one shot prima di prendere una nuova campagna in cui non sarò io il master, ma sarà Simone. Auguri. E non sarà fantasy. E non c'è Marto. Però c'è Alice. Beh, oh cazzo. E non sei preparato perché io ormai sono banale, scontato. Sul metallo sì. Non è vero. Dai, Manto. Va detto che ogni volta ne inventa di nuove. Grazie. Ho tutti i metalli che ha detto. Quindi... No, ma perché se tu vai a casa sua da quando non gioca, sai quelle cose dei psicopatici con le puntine, no? Allora, se lui dice questo, io potrei dire questo. E si torna e al centro c'è una cosa scritto metallo dove tutti convergono. È molto semplice, ve l'ho già detto in privato a uno. Non venendo qui ho dovuto sfagare in altri modi. Ho deviato il mio ufficio. Esatto. È stato semplice, lo scaricato. Avete presente quell'incendio che c'è stato? Esatto. Tra l'altro ha deviato il suo ufficio. Ha deviato il suo ufficio. L'ha deviato da una Beh, non è male. Deviato. Quindi sarà un anno pieno di cose. Ricchi premi e cotillon. Tra l'altro, altre cose importanti da dire già adesso è che oltre a lasciare le solite recensioni su iTunes, potete lasciare delle recensioni anche su Facebook, sulla nostra pagina. È vero, ne ho viste qualcuno. Andate a lasciarle, qualcuno le ha già lasciate e grazie, vi amo. In più Clotos e Gattai sono in vendita anche su Amazon e su DriveThruRPG. Ma anche copertina rigida? No, la copertina rigida non esiste più. Ce ne sono 30 copie in tutto il mondo e 19 su questa stanza. 14. Forse Claudio ha un po' sprecato con i diretti interessati, però va bene. Mi avete dato i soldi lo stesso? Sì, perfetto. Siamo stati un po' avidi con queste copertine rigide. Anche perché ancora prima che uscissero ci hai detto: le volete? Va bene, mia. Perché a me piace rigido. A voi vi piace rigido, è metallo anche questo. Quindi io non ho detto nulla. No, ma l'ho fatto per te. Sì, no, l'ho apprezzato. Rigido piace sempre. Ecco. Quindi che dire? Massimo Barzotto. Che dire se non le copertine Barzotto, l'edizione copertine Barzotto di Clotos potrebbe uscire se Manto patrocina. No, è sempre la variante di Gattai. Giusto. Una copertina Barzotta. Grazie per averci seguito in questa 300ª puntata. Seguiteci anche a fine mese perché sarà il compleanno di Fumble, quindi 6 anni ufficialmente il 31 gennaio. Non avremmo mai pensato, onestamente mai pensato di arrivare qua. Incredibile. No, non abbiamo mai pensato. Non abbiamo mai pensato. Non abbiamo mai pensato. Beh, comunque è vero, cioè, che roba. Mamma come nascono i PG 6 anni fa. Esatto. Puntata 00. Puntata 0 dove avete visto come non tirare un PG. Pensavo come l'Evangelion io. No, come la farina, perché arrivavamo da Feeder. Ah, giusto. Avete visto come non si fa un PG, soprattutto un monaco. No, però hanno visto come si fanno dei PG e come non si fa un PG, entrambe le cose hanno visto. Dietro i microfoni Claudio Serena, Jacopo Colò, Alice Luidelli, Claudio Bustorino, Gianni Negrini, Simone Bernardi, Roberto De Luca, Matteo Tavanelli. L'ha detto stesso. Temevo la dicessi sbagliata lo stesso, Manto. Conoscendoti non sarebbe stata una cosa così strana. Noi ci sentiamo settimana prossima con Hope and Glory, di cui c'è il quick start uscito adesso, e c'è anche un crowdfunding che chiuderà presto, quindi andate a vederlo. È uno steampunk indiano, però scritto da degli italiani, una roba bellissima. Tu immagina l'impero britannico, invece di diventare quello il centro dello steampunk, viene distrutta l'Europa e tutta l'attenzione si sposta su qualcos'altro. Quindi bellissimo, bello. Faccio fatica. Ma quindi c'è lo steampunk tipo che ne prendi 305 euro all'ora e ti montano le cose? Sì, oppure fanno una cosa che non funziona. Oppure quando però c'è un call puoi sparare. Però puoi chiamare qualcuno con un telefono, un telegrafo, e farti dire cose senza senso. Ah, ecco, un'ultima cosa, grazie alle... non posso aiutarti solo in Italia. No, ma come? Che brutti razzisti che siamo, però sì, è vero. Grazie a Lele che ha regalato a Fumble una stampante 3D, mannaggia te che ce l'hai mandata do it yourself, smontata. 130 era pagine di manuale. È per quello che io ti ho regalato i robottoni da montare. Per prepararti certo. Era il tutorial. Sì, ma Gundam l'ho montato in un'ora scarsa. Questa la monterai in 3 mesi. Perfetto, noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di venerdì, sempre con una nuova puntata di Fumble. Buonanotte, buonanotte.